Ciao amici. Allora, 200 se buona, e abbiamo visto fare la task. Qua naturalmente vi sto offrendo un pro player point of view. Ecco, qua c'è un cadavere, ma prima risolvo questo, adesso mi accuseranno. Perfetto. Pronto? Ai ai ai. Ok. Allora, ci sono un paio di... Io voglio subito... Ah, su due, è morto anche Gigino. Sì, voglio subito discolparmi però. E se Hank mi ha visto fare sì, la... Sì, 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 200 se buono, gli ho visto sparare ai pisellini. Okay. Io ero con Surri, tipo, tutta a destra, in basso a destra. Sì, non so perché lo sta dicendo così da colpevole, però è vero, l'ho vista. Come faccio ad essere colpevole se ero con te? No, ho detto che lo stai dicendo da colpevole. Com'è non colpevole? Come posso dire? Dov'è che sono morti? Eh? Grazie, Carta. Dov'è che sono morti? Chi è che ha trovato chi? Io ho trovato Sofia nel admin. Sì, io stavo risolvendo il codicillo. Io ho visto Surri fermo sopra una botola. Ma non è vero? Sì, fra, quando c'era la task dell'emergenza. Oh, io fermo sopra una botola. Io sono stato andando lì un po' di tempo, Surri... però okay. Mi ha ucciso. Surri stava sopra una botola. Surri era sopra una botola. Ma non è vero, ma quando l'ho visto sopra una botola? Però a me non ho ucciso. È assolutamente vero che Surri era sopra una botola. O forse gioco di prima. Ma non c'era una botola. Sì che c'eri, eri assolutamente sopra una botola. Ok, quindi ora i miei sospetti sono su voi due perché vi state coalizzando contro di me quando io stavo andando verso l'emergenza. E 200 sei buono perché l'ha visto Hank, per cui siamo in tre, non ci sono tre impostori. Uomo botola, sei tu o non però, sei tu? No, però boh, se volete fare il giochino di prima, però poi non si gioca più. Io skipperei per ora e poi anche teniamo d'occhio. Occhi aperti, occhi aperti. Io voto Surri. Grazie. Surri l'uomo botola. Non sono mai sicuro di essere mutato. Oh! Record di tempo di sopravvivenza. 10 secondi. In questo cazzo di gioco ormai non posso più giocare io praticamente. Allora ragazzi, che dire? Guardate, guardate cosa si fa. Qui c'è Vanessa, ok? Appena Vanessa si muove dalla sala, dall'admin, qui ha completato il task, potrebbe essere legit, potrebbe essere legit. Anche se si è mossa un pelino dopo, ok? Qua task dell'admin molto semplice, tac tac. Guardiamo la mappa. Ok, 200 qui, ma noi ci fidiamo di lui. Dovremmo stare in realtà in sua compagnia. Continuiamo ad andare qui verso l'elettrico. Sicuramente c'è qualcuno, perché in elettrico c'è sempre qualcuno. Non c'è nessuno, perfetto. Qualcuno... Io ho trovato un corpo. Dove? In basso a destra. La stavo seguendo perché mi sembrava sospetta e poi... Io ho visto Hank in sala admin. Sì, ero con Vanessa e poi lei è andata verso la sua morte. Ok, io ero con Mr. Beast. E c'ero anch'io però. Non c'era dire cosa mi dà. Perché ce l'hai con me? C'era anche Surri, c'era anche Surri. C'era anche Surri l'uomo botola a sinistra c'era l'uomo botola Surri per cui se 200 sec sono free, io ero con Mr. Beast, Barbarella era l'unica che poteva fare io non lo so perché però Barbarella ha chiamato il corpo, giusto? Sì, perché la stavo inseguendo perché mi sembrava sospetta. Aspetta, però io sono passato. Non sono sicuro che Surri sia era uscito dalla botola. È l'uomo botola, era sopra una botola. Però io non ho mai visto 200. Io ero lì, non ho mai visto 200 sfare i fulmini, sparare i meteoriti. Io garantisco per lui. Però è stato appena finito. E anche dove eri ora? Anche Mr. Beast in teoria mi dovrebbe aver visto fare i meteoriti. No. Io allora... ora ero in elettrico ed ero da solo. Ok. Elettrico è in basso, è a sud, giusto? Centrale? Sì. Per in elettrico non aveva detto un'altra cosa 200? Io l'ho visto in admin. Dato. Sì, no, ma il turno prima mi hai visto in admin 200.
No, vi state confondendo. Io sono un buono 200 se mi hai visto in admin prima. Se mi hai visto, io ti ho visto passare, ma poi sono andato in elettrico. 200 Mr. Beast mi ha votato, però. Mister Beast è buono. Io non ho. Devo sempre accusare senza prove. È assurdo. Ragazzi, qua si parla della vita delle persone, ok? Torniamo in elettrico, facciamo il nostro task. Dovrei stare in compagnia di 200 per scagionarmi. In realtà, voglio fare una giocata un po' pericolosa qua. Questo facilissimo. Tac, tac. Tac. Orco Dio, la. Frienche cozzarino libero. Porco Quanto ti dura Dio, questo la. Shadow Ban? Giochiamo insieme più tardi? Rispsensore Grazie. partite VB faccina che piaccia. Grazie, bustina, per i 2 dollarini, ma la tua donazione mi ha rovinato tutto. Oh, hanno ucciso qui! Hanno ucciso qui! Hanno ucciso qui! Cazzo, non ho visto chi! Non ho visto chi! Allora, ragazzi, mi serve la vostra massima concentrazione. Sì. Ditemi chi c'era vicino a voi, perché io ho visto il sangue nel buio, il sangue si vede lo stesso, a quanto pare. Ero Io in non so. elettrico a finire il task di prima. Ho visto splat! Ok. E quindi ho visto l'omicidio, ma non ho Anche visto la persona perché non c'era la luce. Tu da che Io ero parte con venivi? Silenzio, 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 Io per ero con Omi in sala admin. E io favore. ero Chi è appena io? uscito. Chi è io? Io sono appena 260. Tu eri con Omi, quindi Io Omi ero è appena clean, uscito dalla perfetto. sala. Io ero appena uscito dalla sala admin, però ero a nord. Mi servono informazioni su Surri e Barba. Vabbè, no, ah no, sono loro due. Ok, a posto. Hank, Bro, Surri, dimmi, dimmi. dai, raga, è l'uomo botola. Ragazzi, sono Surri e Barbarella. Perché se 200 non mi stai trollando. Cioè, io so che tu sei buono. Sei sicuro Andrea era con te in quell'istante in cui ho chiamato il cadavere? Anch'io ero lì. Andrea, tu mi hai votato perché credi che io. Emergenza. Andrea, tu ritieni che io non po il voto sul cadavere puoi chiamarlo anche quando non lo vedi? Ti si attiva l'icona. Votate Surri, per favore. Votate Surri, per favore, votate Surri. Per favore, votate Surri. Per favore, votate Surri. Ok, a posto, grazie. Jesus Christ. Il problema è che Andrea proprio non ragiona, capito? Cioè, è impossibile giocare con Andrea. Mi ha accusato a me. È fuori di testa questa cosa. Non ha senso, capite? Cioè, io ho capito chi ha e ha accusato me. Ha accusato me. Tra l'altro, cosa sto facendo? Devo stare al cazzo di coso io adesso. Qualcuno fixi la luce, io chiamo l'intervento, abbiamo finito. Dai, qualcuno fixi le luci. Grazie. Perfetto, Barbarella è l'altra, grazie. Ma io stavo vedendo Sì, le telecamere. tutto quello che Io vuoi tu. Hai ragione. ho visto che tu entravi in Sì. una botola. Sì, io ho visto Gesù Cristo che scendeva dalla croce. Uccidete Barbara, per favore. Scusa, ma come. Perché sono io? Dimmi. Cioè, io Perché stavo vedendo sì, le perché telecamere. 200 non è perché gli ho visto fare i task, lui garantisce per Omiatol e è finito il gioco. Basta, su. Eh È sì, mi vero. spiace Barbara. Cazzo Barbara, se votavi anche tu Hank usciva lui. Non ci ho pensato. Questo mi insegna di uccidermi al Evidentemente primo no. turno. Sta diventando. Infatti, è anche il primo da uccidere sempre. Infatti, questo gioco è divertentissimo. Basta, io vado a nanna. No, dai, facciamo ancora una, per favore. Per favore, per No. Perché è la favore. prima che hai giocato, Esatto, mi sono ricordato perché mi diverto questo gioco. No, che Allora, sappi che se sono di nuovo impostore, sei il primo che E comunque l'uomo botola ha subito beccato, uccido. È vero, Però è io vero, vi giuro che la botola non l'avevo presa, quindi non so cosa avete visto, ma io non l'avevo presa la botola. Ti giuro, eri sopra una botola. C'è un punto interrogativo? No, comunque raga, io basta, stacco. No, Bello. dai. Sorry. Dai, l'ultima. Sei Grazie. inquietante C'è un in punto questo interrogativo, gioco. però. Grazie mille per il dollarino. Chi è questo in alto con le corna? E Vanessa. punto di domanda? Vanessa, forse? Sofia. Cioè, No, le corna. forse ho scammato il codice, non ho verificato. No, dovrebbe stare. No, no. È Io non manca. lo vedo, lo con le Gra corna è Gigino Grazie comunque. mille per il subscribe, Matteo. Un bacione. Oh mio Dio, c'è un nuovo subscribe. Io non lo vedo, punto di Ah, mi domanda. sa che ha buggato. Qualcuno di Allora, buggato o Vanessa, laggato? è Vanessa. Anche perché io vedo 9 di 10 sotto.
Vanessa, ma ci sei nel microfoni? Ma ho le... non ho le corna, tipo le orecchiette. Ah, sì, sì, beh. Okay, tempo. Ok, andiamo, let's go. Grazie mille per il subscribe, Timps. Un dolce bacio per te. Sono ancora shadowbannato perché sono troppo forte a This Us. Among Us. This Us è una serie TV. Allora, ragazzi, qui quando si ha weapon si viene subito qui. Si fa. Vediamo se la gente si ferma. Guardate quanti possono testimoniare che sono un buono se guardano il gioco. Ok, Gigino mi ha visto, 200 mi ha visto, va bene. Grazie mille per il subscribe, Amalbi. Vediamo se anche Gigino è un buono. No, non lo fa. Potrebbe essere un cattivo, potrebbe volermi uccidere fin da subito. C'è alta probabilità che ciò accada. Ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, apriamo la mappa. Vediamo qua gli shield. Surri? Surri è un buono, ha fatto gli shield. Gigino mi vuole uccidere? C'è alta probabilità che ciò accada. C'è Barbarella che però gli sta subito dietro. C'è anche Surri. Surri mi segue, ma Surri è un buono, quindi noi non temiamo nulla. Voglio allontanarmi da Gigino perché mi puzza. Qui c'è punto di domanda ancora. Noi abbiamo scampato la morte. Facciamo gli shield. Qualcuno potrebbe vedermi? Gigino mi ha visto di nuovo, continua a volermi seguire, sono sicuro che Gigino mi voglia silurare la faccia, ma non importa perché noi andiamo su, lo doggiamo questo Gigino, ma sta sempre a mantenere le distanze nella speranza che non mi tocchi mai. Attenzione, penso che abbiamo lasciato Gigino, non ci ha ucciso, c'è Scammiatol qui che sta facendo della roba. Oh Cristo, Sofia, ok. Grazie mille per il subscribe, padre Amorth, un dolce bacio sulle palle, per palle intendo naturalmente le guance, perché io ti rispetto come persona, qualunque sia il tuo gender, che non sto assumendo. Abbiamo fatto i nostri task in tutta velocità, quindi ci spostiamo nell'altra stanza. Teniamo d'occhio, ricordiamo che Surri è un buono, quindi stare con lui è garanzia di bontà, di felicità, di stare bene insieme. Okay, morto Gigino, era un buono. Cazzo, è morto anche Lucente. Cazzo, due. Io ho visto anche che mi stava dietro come un segugio. Quindi non so se ha visto che ho fatto qualcosa. Però sì, esatto. Hai fatto gli shield. E quindi sei un buono. È per questo che ti stavo attaccato. Ok. Scusate, c'è un nome vuoto perché siamo... Okay, siamo... Sei tu, in teoria. Infatti. Mm-hmm. Ok, Andre, cosa hai visto? Allora, io ho visto Gigino morto. Rip. Okay. Posso dire una cosa? A inizio partita io ho fatto i mitraglioni degli asteroidi. È passata un sacco di gente. Spero che qualcuno possa testimoniare per me. Sì, sì. Io mi ho visto te con Gigino. Poi sono andata su. C'eri tu con lui. Allora, io ho fatto una task con Omi. Ci abbiamo messo allo stesso tempo, però. Però questo alibi, ho fatto i meteoriti. Spero che qualcuno mi abbia visto. L'ultima volta che ho visto Gigino era con Omi. Ma io ho anche detto che tu hai fatto gli scudi, tu sai di essere buono, io non testimonierei mai per un buono. Allora, ragazzi, perché no? Se ti dà credibilità. Io ho visto c'era qualcun altro con Luis e con me a fare task, però non me ne sono io, ero io. E allora sei stata tu? No, perché siamo usciti insieme. No, io non t'ho visto. Scusa, ma non lo direi. Che sono uscita, ma stai scherzando? Però il problema è che tutti e tre, infatti sto dicendo che ho visto te con Gigino, sto accusando te e tu accusi me. Allora, io l'ho visto fare una task, ma mi sa che non era vera, perché non lo so. Io voterei Yank, ma non lo voto perché so che se non lo è può dare una mano. Vanessa. Io ho skippato. Ok, situazione un po' complicata, non abbiamo grandi informazioni, sappiamo che però possiamo fidarci di Surri e dobbiamo conquistare la sua fiducia, altrimenti siamo belle che panati e poi chi ha carria. Comunque noi facciamo i nostri task in tutta velocità, qui vi ricordo che i colori devono essere associati. Ok, vediamo un attimo, Scammiatol, questo qui dovrebbe essere il download, ma non ne sono sicurissimo. Vediamo, c'è Surri che mi dà sempre grande sicurezza, io sto con Surri, dove sei? Dove sei andato? Caso, l'ho perso. Allora vediamo qua, weapons, a fare il download. Sì, lì dovrebbe esserci l'upload. Cazzo, sarei dovuto stare a vedere. Ok, oxygen depleted, andiamo a vedere adesso chi depleta.
Chi gestisce? Noi passiamo un attimo dopo. C'è Sofia che ha fatto questo. Surri è lì. Non lo posso lasciare da solo con Vanessa. Ok. Speriamo che qualcuno vada in fretta nell'altra stanza, altrimenti abbiamo perso. Porca mano. Chi è morto? Ok. È morto. Az. Stavo per dire che Mr. Beast era buono perché l'ho visto andare in un task che è troppo lontano per far finta di andarci. E che brutta. Per Sofia, che hai visto? È, è morto Omi? Io sono nella stanza, era mio unico corpo morto. Ma dove? Nell'admin. Az, bisogna votare qualcuno, sennò dai qua i buoni perdono. Sì, esatto. Allora, io Surri mi fido ciecamente di te e posso credere solo in te, sì, perché sei l'unico di cui ho garanzia. Spero tu possa fidarti di me e alleiamoci. Ho dei dubbi, ma sei l'unico di... che sta parlando, quindi sei l'unico su cui posso dire qualcosa. Io chi è che ha detto Hank? Chi è che ha detto Hank? Chi è che ha detto Hank? No, io ho detto Hank no, perché ti ho visto che facevi le task, eccetera. Poi non so se sono vero o no, però rimane Sofia. Allora, io non credo nelle coincidenze, perché l'universo ci manda sempre dei segnali, quindi voterei quella senza il nome che compare. Io non sono tanto non sono tanto convinto, perché potrebbe essere Barbara che cerca di ingraziarsi me. Nah, I don't know. Però se tu voti io, allora trust. La rischiamo, la buttiamo in cacciara. Ma se nessuno viene eliminato ora abbiamo perso. Esatto, è giusto. Chi state votando? Io ho votato te, Vanessa. È anche che mi accusa. Abbiamo perso. Hank. Che culo. Che culo di merda. Ok, allora adesso io devo stare al buco del culo di Surri. Chiunque muoia, votiamo l'altro e abbiamo vinto. Ok, non devo staccarmi mai da Surri. Capito? Mai. E tasto sul report. Barbara mi ha votato, ma non importa ragazzi, perché... Ecco, però se fanno così no. Che è successo? Io direi che è Barbara a sto punto. Ai, Sofia. No, ragazzi. Non lo so. Ragazzi. Sono alle telecamere per vedere qualcosa e tu mi accusi così a caso. Perché? Hank è sicuro che Surri non è. Surri è convinto che Hank non è. Io sono convinta che io non sono. No, io non sono convinto. Io non sono convinto che non sia Hank. Io sono convinto che Hank sia bravo. Quindi potrebbe essere anche lui. Per favore. Abbiamo, per noi c'è una situazione. Per i buoni c'è una situazione che è quella di... Che non posso dirlo perché è metagame. Comunque c'è una vittoria garantita. Mentre invece se votiamo adesso rischiamo di perdere. Perciò l'unica persona che ha più vantaggio nel richiamare attualmente un meeting è proprio Sofia. No, ok, allora ma non vorrei trovarla. Quindi no, se siamo tutti d'accordo, dato che la maggior parte di noi è buona, io skipperei. Sì, esatto. No, non ci avevo proprio pensato, colpa mia. Perfetto, andiamo avanti nella nostra amicizia che ci contraddistingue, con il rispetto reciproco che ci rappresenta. Perfetto. Incredibile. Thank God ci siamo risparmiati una perdita così, da rincoglioniti. Ah, Surri, dove vai? Surri, ti sto al culo. Allora, il problema è che potrebbero chiamare un embargo. Non si chiama embargo. Un coso. Se chiamano un coso, siamo fottuti. Ok, Surri, io ti difendo. Intanto, guarda, ho giusto il tempo di far questa. No, bro. Ok. Non avevo il tempo. Ok, stiamo stando tutti insieme. E questo vuol dire che il killer non ucciderà mai nessuno. Amico mio Surri, stai qua. Io ho il tasto sul report brosk. Però se tu non vedi, siamo fottuti, capito? È nelle nostre fottute mani, capito Surri? Cioè questa cazzo di navicella, ok? Elon Musk ci ha dato in mano questa cazzo di navicella, Surri. Capisci? Capisci il senso di responsabilità? Eccolo qua. Oh Cristo, non ho visto chi è stato. È stata Sofia. No, è stata Barbara.
Ma stavo per portare il corpo, l'ho visto palesemente. Non l'ho visto bene, non l'ho visto bene. Devo decidere io chi è. Mannaggia a te. Credo fosse Barbara, ma non sono sicuro. Credo fosse allora, Barbara, ma non sono sicuro. Adesso, pensa a prima. Chi è che ha convocato il NUT accusandomi a caso? Spero di non essere così vecchio da non aver visto bene. Ti prego, Dio. Cazzo, ce l'avevo quasi fatto. Let's go, baby, let's go. Che fastidio, no, parte. Prendere nanna. Tutti due mi hanno pullappato all'inizio. Bravo Surri, mi sei piaciuto. Bravo sì. Surri, bravo Surri. Ma io guarda, dai. Giravo con il tasto su report e cercavo di tenervi distanziati, ma in quell'ultimo istante temevo di non aver visto bene. Solo quello. Surri, prima che tu vai a dormire, in chat chiedono, fra, ti prego, chiedi a Surri di finire The Painter. Minchia, The Painter. Un'altra era geologica. Io ne farei ancora una, però sono solo le due, ragazzi. No, sono le due. Ultimissimi. No. Chi è che arriva? È il muratore. Ho visto tanti film iniziare così, Surri. Attenzione. Sì, su Pornhub soprattutto. Io mi sa che vi abbandono. Ho visto tanti film con una botola, un uomo. Possiamo farne una, un impostore, se chi va via? Barbarina e... Io vado. Io vado. Vanessa e Surri, ok. Possiamo farne una a uno se volete. Aspetta, poi c'è ancora, c'è Simon. Vi saluto, bella raga. Ciao, ciao. Ciao Surri, grazie mille. Buonanotte. Buonanotte. Aspetta. Buonanotte. Buonanotte, oh. baci, ciao, ciao. Tu Luis sei in? Non ti sento da un po'. Sono morto sempre, mi hanno ucciso. No, povero caprioletto. Ci sta. Abbiamo gli stessi occhi, guarda. Forse c'è Matt, il mio amichetto. Fai entrare il tuo amico. Poi c'è Rocco Braz. Rocco Braz, vuoi venire? Ci sono gli Ainab? Raga, se volete ci sono gli altri 200, nel caso. Penso. Sì, sì, filliamo. Chi prima arriva meglio alloggia. Dai, Rocco. Ok, Rocco Braz in. Rocco Braz in, mi ha scritto in chat. Un, due, tre, stella. Grazie mille, Brixioncino, per la sub, bimbo. Mwask. Che cringe, ma non so ancora come si ringrazia in subscribe. Però la notifica è bella, devo dire. Ho dimenticato che si può. Anche il magister. Va bene. 1, 2, 3 stella. 200 si è perso, anche Hank. Non ho capito il gioco. Sono immobile e non facciamo un gioco di quello che faccio io. Vai. Tipo. Bene. Puoi fare tipo Tommy. Follow the leader dei Dudesons. Raga, arriva l'altro 200. Come si passa al Discord? Invite. Aspettate. Madonna. Tutti eliminati. No, io l'ho fatto. Ciao, Luis. Oh. Madonna. Ma perché? Mi muto un secondo che ringrazio. Allora, volevo anche ringraziare prima qualcuno ha gentilmente donato e io l'ho ignorato perché ero focussatissimo del gioco. Purtroppo devo dire che sono un po' competitivo in questo gioco. Sono shadowbannato, ragazzi, sì. Il maestro in Game Compower e gli altri, allora, rip. A quanti sub sono? Boh, tipo 20. Oh mio Dio, c'è un nuovo subscribe! Non dovrei cantarla, perché se volete risentirla dovete per forza... Allora, mi aveva donato Bustine i 2 dollarini, Albin il dollarino. Sei inquietante in questo gioco? Sì. A 200 e 200. Vabbè, ma mettetevi dei nickname un po' diversi. Scammiatol.
Era scambio, no, due giorni fa. Ah, sempre Abin. Record tempo di sopravvivenza. Ok, grazie mille per i dollarini. Scusate. Grazie mille, Belsius, tu sei bellissima. Sono shadowbannato perché i poteri forti mi impediscono di essere ciò che sono. Arriva, cambia nome perché siamo 200, se no non si capisce. Volete dirlo sì. Come fossero i giocatori senza denti? Ok. Ma non è che, cioè, a me piace molto questo gioco perché è pieno di logica, però c'è bisogno del supporto dei compagni. Non è facile, non è facile. E oggi non sono ancora stato un impostore, ma secondo me questo qua potrebbe essere il game buono. E in tal caso vedrete veramente lo spawn kill. Piu ciu ciu ciu, pi ciu, pi ciu. Tryharder, sì. Ragazzi, pro player di Among Us mi ha già scritto la piattaforma, celebre piattaforma Camfor, per fare una live dove gioco da Among Us. È un po' da spacciatore. Oh, qualcuno sta streamsnaggerando. No. Chiamate Vantex e Nima. Chiamate California, Daniele Doesn't Matter. C'è Rocco Brass, Rocco Brasin. Che significa shadowbannato? Significa che se mi cerchi non mi trovi. Questa volta a quanto pare almeno è arrivata la notifica, però non appaio nella home ed è molto difficile crescere di viewers. E dato che io ho fatto la domanda di partnership, non voglio che la mia media di viewers si abbassi troppo, quindi evito di fare live, per questo che sono un po' sparito. Altrimenti l'avrei fatta tutto il tempo. Tra l'altro ho anche sbloccato i subscribers, se desiderate, oppure il classico dollarino. Sapete tutti come si gioca? Sì. Yes. Ah, tra l'altro ho anche messo delle emote. Ho anche messo delle emote nuove da Better Twitch TV che potete provare a spammare. Ce n'è, c'è Hackerank, Dollarini e Lamen. Poi devo migliorarli, però eccoli. Al codice? Lo dico. Il codice è esch- sì. Beh, siamo già a 8 comunque. Chi manca? Arrivo. Mancano gli Akamet. Grazie, Ruttoni. No, non so, non è un problema di Twitch, è una feature di Twitch che ti impedisce di streamare se non sei quantomeno affiliate. O mi ha detto che mi piace il cazzo? Potrebbe essere una verità. Non è molto divertente. Oh! Dollarino per il panino. Grazie mille per il dollarino. Albin, te se vuole bene. Sei già a 3 dollarini di stasera. Io tengo il conto. Cercherò di streamare di più, sì. Enrico, oh! Quando faccio una deduzione giusta è... Oh! Let's go. Startiamo. Chiamate i pompieri. Starto, Andre. Aspetta. Ah, ok, manca ancora qualcuno. Vada. Arrivo. Ma ragazzi, io mi si sente male, ma viene da... Chi è Pantani? Però mi serve la maglia rosa. Chi è Pantani? Ce l'ha già Gigino. Arriva Joker? Non credo che arrivi Joker. Ce l'ha tutte. Ci Gigino, siamo? Mi dai la maglia rosa, Gigino. No. Dai. Va bene. Grazie, Magi. È stata una contrattazione difficile. È che mi piaceva l'outfit. Contrattazione nella... Arriva Sergio Lerme. Grazie, Lardo. Ci siamo tutti? Sì, io ci sono. Siamo tutti. Le ragazze sono uscite tutte, tranne Sofia. Brava, Sofia. Vera coraggiosa. No, beh, ci sono... sto baciando. Ci sono anch'io. Bravo, buca per la campanella, ma... Oh, vediamo un po'. Porca, crewmate POV. E va bene. Allora, voi forse non vedete i task. Vabbè, dopo sposto la chat, scusatemi. Dunque, abbiamo un task in weapon, ma purtroppo non è quello visibile. C'è Mr. Beast lì, penso stia facendo le foglie. Mi sta seguendo e morirò adesso. No, c'è Rocco Brass nella stanza. Io quando sono così mi aspetto già di morire. Ok, Mr. Beast fa il download. Vediamo Sofia cosa fa.
viene a fare la pulizia delle foglie, ma questa non si vede. Navigation. Signor Pantani che mi segue, attenzione. Ok, oxygen depleted. Ah, Rocco Brass. Posso fare gli shield? Vediamo se li fa Mr. Beast. Ok, li ha fatti, è un buono. Pantani potrebbe essere un fake. Pantani potrebbe essere un fake, eh. Ricordiamocelo. Ah, ma è l'oxygen. Sono rincoglionito del cazzo. Vabbè. Merda, dovevo fare gli shield. Vediamo se Rocco mi guarda un secondo. Rocco, vieni qua. Gigino buono. Rocco Braz buono. E li faccio anch'io. Guardatemi, amici. Guardatemi. Gigino mi ha visto. Ok. Stiamo in compagnia di Gigino, che è una bella persona. Qua c'è 200 dietro l'angolo, che è pronto a... Bam, bam, bam. Bam, bam. Scammiatol. Cosa fa? Io sto con Gigino. Lui dovrebbe essere a suo agio con me, perché io gli ho fatto vedere il cazzo. Vedi il shield. Avrei dovuto fare un task lì dentro, ma fare i task sono molto veloce. Se muoio li posso subito recuperare, mentre invece è più importante stare vivi. Broski, vai a fare i task, che magari devo fare anch'io. Ok. Oxygen depleted, andiamo. No, andare di qua. Merda. Hanno ucciso Sofia. Dove? Elettricità. L'ultimo che ho visto che stava scappando era uno di colore scuro, per non dire altro. Quindi era o 200 o Mr. Beast. Io Mr. Beast l'ho visto fa una parte, ma stavo andando all'ossigeno, chiaramente. Chi sta parlando, scusate? 200. E io posso garantire, scusate, mi uccidete l'unica ragazza. Io posso garantire che Gigino e Rocco Braz sono buoni, li ho visto fare gli shield e in teoria abbiamo visto anche loro, non so se stavano guardando. Sì, anche Omi. Io posso garantire su Pantani e Omi, ci ho passato Omi pochissimo tempo, Pantani un po' di più e non mi ha mai ucciso. Io allora Mr. Beast l'ho visto con Adasco, quindi no. Sarebbe top, sarebbe molto bello. Cosa? Abbiamo tutti degli alibi, ma voi due no, 200 se 100. Se poi avete... Io ho l'alibi. Io sto aprendo tutte le tasche. Di andare all'ossigeno. Questo è il mio unico alibi. Anche 200 se 100, se non capisco. 100 se so io, Mazzalupi. Ok. 100. Mr. Beast avrebbe avermi visto fare una task vicino a lui. Qualcuno di scuro? No, a Pantani ha visto me. Aspetta, chi andava? Chi c'era a destra? Chi c'era a destra? Io ho incrociato Pantani, sicuramente. Io a destra mi sono fatto gli asteroidi. Elettricità. Io sarei per skippare. Sappiamo che ci sono dei buoni garantiti e agiamo di conseguenza. Grazie Carlo. Quindi skip? Io ho skippato. Io ho skippato. Anche se skippa. Però in effetti si skippa. Agiamo civilmente. Se skippo cosa? Che se sono un impostore mi conviene, se ho l'opportunità di accusare qualcuno. E infatti Mr. Pantani già ve l'avevo detto che annusavo che era una merda. Secondo me è una merda, ovviamente nel gioco. Quindi Mr. Pantani. Mr. Pantani, top sospettato che mi gira questa cosa qua che non ha senso. Poi comunque dire sono stato con lui, non mi ha mai ucciso, non è una giustificazione, vi rammento. Tantissimi assassini, anche nella vita reale, per la maggior parte del tempo non uccidono, nonostante siano in compagnia di persone. Gigi Max fa il task da benzina, ma se quello iniziale non aumenta la barra, va bene, lo accettiamo. Non stiamo qui a far questioni. Vorrei stare in compagnia di Gigino e di Rocco Brass. Sarebbe ottimale, perché loro due sono dei buoni. La partita è tendenzialmente vinta, perché ci sono grandi garanzie di bontà già su di tre di noi. Quindi siamo abbastanza nel chilling. Ho perso Gigino. No, ma Gigino, perché giri in tondo? Hai già finito i task? Minchia, mi sa che devo andare a finire i task. Ci arrischiamo, andiamo a finire i task. Oh no, Andrea. Potrebbe essere lui, eh. In realtà
Gigino ha detto che garantisce per Andrea, ma non sono sicuro che garantisca per davvero. Ok, vediamo, lui fa questo, io vado subito giù. Subito giù. Pure MrBeast ha fatto i shield. MrBeast era lì, ma comunque non mi piace leggere la chat. Se me lo dimentico, me lo dimentico. Ripperoni, se no non vale. Mi ha ucciso nel... Hanno ucciso contemporaneamente. Comunque non era Pantani. Allora ragiona solo orribilmente. Pochi secondi prima di me era proprio di fronte a me. Io sono arrivato, ho visto qualcuno lì, un po' di folla, però non sono riuscito a capire chi ci fosse. 100, giusto? Sì, 100 sì. Sono. 200 non l'ho mai visto. Io neanche ho visto praticamente nessuno, tranne quando sono andato a fare l'ossigeno. Io l'unico che non ho visto è MrBeast. Tra l'altro mi sono fatto tutte le task e sono andato nella sala admin per mettermi in gruppo con gli altri, perché ero insieme a tutti. Io ho visto MrBeast tipo per un po' fermo in caffetteria che non faceva niente. Sì, perché sono finito le task al primo turno. Ok. C'è Joker, dagli il server. Io posso confermare anche per riesci a morire anche nelle riunioni. Chi è che può riesca a morire anche nelle riunioni? Comunque, se c'è gioco, ragazzi, partitina a casereccia, eh? Emergenza, poi l'emergenza okay, di Gigino. Allora, io pure sto solo con voi. Sospetti su Gigino perché Gigino non fa le task. Segui solo Hank. Sì? No, le ho fatte le task. Hank, scusami, Hank è morto. Cosa ha fatto Hank? Hank è morto, ragazzi. No, non è morto, non ha la X. Non c'è la X. Sì, no, ma è oscuro. Vabbè, se alcuni oscuro di voi non lo vedono bene, io sono morto nell'istante in cui è stata chiamata la riunione, quindi si è tipo buggato, ma sono morto. Sì, come è successo a me l'altro. 20 secondi. No, non sono... Le ho fatte le task, Omi. Che avete votato? Raga, io non so che votare. Non ti ho visto fare nessuna task all'elettrica, mi hai solo sentito. Vediamo. È vero, perché volevo farti da bodyguard. No. Ah, qualcuno qua. Ma si può sapere che giustificazione è? Che accusa è non ti ho visto fare le task? L'assenza di informazione. Guarda qua dove sono morto. Il mio cadavere. Ah, adesso l'hanno trovato. Vabbè. Spero che non chiamino una riunione perché non hanno nessuna informazione in più di prima, quindi. Comunque le task sono quasi finite, io ne ho ancora un pochettino da fare, quindi in realtà tipo io chiudo la barra. Forse riusciamo a vincerla di task, forse riusciamo a vincerla di task. Siamo nel luxury, se vinciamo di task siamo nel luxury, non c'è assolutamente problema. Dovrebbero cercare di stare insieme Rocco, Branch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dovrebbero cercare di stare nel look. Ecco GG. 200 soffitto GG. Ci metti la mano sul fuoco. Io sono andato via. È morto anche Andrea. Beast. E basta. 200 ha ucciso GG. Non ho altre accuse da fare. Dove l'hai visto? È pronta a te? Davanti alla tanica di benzina. Gigino stava caricando la tanica di benzina. 200 ha visto che Gigino non stava andando al coso dell'ossigeno, l'ha ucciso e se n'è andato in caffetteria e io ero lì a guardare. Io stavo andando all'ossigeno. Cioè, l'unica cosa che posso dire è che 200 l'ho beccato varie volte e non mi ha mai ucciso. Allora ragazzi, era uno tra 200 su 100, cioè avete i nomi voi, era 200 che iniziava con la D. Anche cioè, Mister B sta accusando dall'inizio, mi sta iniziando a puzzare. Puzzo di merda. Però comunque ha dato delle cose molto dettagliate, delle informazioni molto dettagliate. Però se adesso noi buttiamo fuori quello sbagliato abbiamo automaticamente... Esatto. Ragazzi, io ho visto 200, sono ammazzato. A me puzza... Se non è lui... Però posso dire una cosa? Rocchi è Rocco? Io. Sparisci sempre, eh? Grazie Luca. No, io stavo lì in sala. Stanno accusando una persona per cui io ho garantito e io sono buono. Come possono non sospettare di ciò? L'unica cosa che posso dire, raga, che io stavo andando all'ossigeno e poi MrBeast ha riportato Gigino, che potrebbe essere anche MrBeast a sto punto. Sì, che così se elimina me, ha vinto.
sostanzialmente. Chi è che mi stava accusando prima? Ragazzi, sono sicuro al 100%, io vado 200 se fate quello. Mancano 10 secondi, io Pantani. Prima Mr. Beast e poi... È abbastanza intata questa, non so. Prima Mr. Beast. Bravi ragazzi. Ha dato informazioni troppo dettagliate, mi fido di Mr. Beast. Mi dispiace. Bravo, abbiamo perso. Questo era l'unico modo per perdere di sicuro, perché adesso faranno istantaneamente una kill. Dovrebbero chiamare subito l'emergenza se gli altri non sabotano. O comunque io devo correre a finire i task e anche gli altri. Ok, io l'ho finito. E niente, è abbastanza intata. Praticamente impossibile da vincere. A quel punto ti conviene tirarla a caso, perché gli altri uccideranno istantaneamente. Infatti l'hanno giocata molto bene gli assassini qua. Hanno chiamato la task, uccideranno, hanno ucciso, hanno vinto. GG guys. Dai, io ho detto che era 200. Ragazzi, una cosa, c'è Joker che vuole giocare con noi. Non mi sento più. Per cui uno tra i nuovi, tra Pantani e 100 si deve dire addio. O chi vuole andare via? Se ha bisogno esco anch'io senza problemi. Ok, top. Top. Gran top. GG 200, grande. Top. E comunque, certo, l'hai pure difeso a 200, quindi. Ma no? Avevo capito che era 200. Buonasera. Buonasera. Ciao, boss. Buonasera, caro. Qualcuno ha chiamato per la bocca? Vuoi farti due partite? Sì, ma io non ho mai giocato a sto gioco. Cioè, me l'hanno fatto scaricare in questo momento. Ah, raga, ok. Se ci sono dei posti, c'è l'altro terzo 200 che se vuole entrare. No, in realtà siamo già 11. Oh, okay. Siamo già al massimo. Allora, giocherone, devi mettere il codice che trovi su Discord, che te lo dico. Dov'è che deve mettere, Hank? Apri... Mi sembra l'ultima delle tre categorie online e poi l'ultima delle tre insert code, non copiarlo ma riscrivilo perché è un po' buggerello. Ok. Ed entri in stanza con noi. Gigino, hai paura che guardi il muro così? Gigino. Ci siamo io, Hank, Gigino che è Luis, Rocco Brass e altri ragazzi. Uno è un amico, GJ Maddox è un amico di Luis, c'è cioè Sofia e altri ragazzi. Joker, se sei in live, non far vedere il codice. No, l'ho tolto, sì. Ok, perfetto. Propongo un brindisi. Lo devo dire dopo. È una frase che vorrei dire. Ma non ho capito che cazzo devo fare. Ah, Omi, in realtà potresti dirla già adesso perché non stiamo iniziando. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Boom Baby, sei tu Joker, immagino, quindi possiamo startare, giusto? Sì, però a me il codice me lo fa vedere centrale, perché? Sì, perché sì, rimane sempre. Aspetta, però tanto siamo full, per cui non è un problema. Ah, ok, a posto. No, ma dopo entra appena gente, finisce la partita, subito play again, ok? Tocca sbrigarsi, esatto. È quello il fatto. Ok, allora, Hank, fai no, aspetta, dovevi... Ah, giusto, perché lui non sa le regole. LOL, vabbè, ho intato, scusate. Va bene, Joker, mutati e quando si chiama un meeting, quando vedi una schermata di meeting, smutati da Discord, solo questa cosa qua. Ok. Ok. A quanto pare giochiamo una partita extra difficult. Allora, cosa fare? Veniamo qua, facciamo finta di guardare 200, ok? Eccola. Yes. Sì. Mi sa che voleva provare il tasto. Penso stesse facendo un test del tasto. Dica. Che succede? Che puoi utilizzare una volta a partita e lo utilizzi quando vedi qualcosa di sospetto, quando vuoi dire qualcosa a qualcuno a della squadra. No, utilizziamo questo tasto intanto, allora. Questo tasto è il tasto per i sospetti. Se vedi uno che è sospetto, che si aggira, premi vai in mezzo e premi quel tasto. Dovrebbero avermi visto fare. Grazie Andrea.
quest dei cosi. Comunque 100 Sank e Omi. Sì, sì, confermo. Infatti, almeno volevo dire quello. Sì, dato che ne approfittiamo. Nel chat. Allora, Joker, vivitela come una prova. Vivitela come una prova. Che si vota. Che non siamo riusciti a spiegare. Aspetta, cioè, giochiamocela così. E Sofì, puoi skippare. Scusami per se mi sono preso queste confidenze. Sofia, puoi skippare. Spero che non dica che il suo nome è rosso. Perché il nome mio è anche rosso? Allora, dicevo, minchia, qui veramente, ragazzi, è impossibile vincere. Ma va bene, ci sta. Vabbè, lo accetto. Allora, andiamo qui, facciamo finta di fare questo task. Trick per l'impostore, ragazzi. Questo task innanzitutto non attiva nulla. Purtroppo non c'è nessuno che viene in Medbay. Medbay top posto per uccidere, ragazzi, top posto. Allora, una cosa che possiamo cercare di fare è sabotare, chiudendo qualcuno all'interno del... Grazie mille per il dollarino, è Red. Sei molto forte, ma la somma degli degli altri giocatori fa 20. Ho intato, non ho visto chi c'era. Questo adesso preme kill, Premo kill anch'io. E... ho visto... Scusa, Joker, devo... ho visto Joker uccidere... gente, a caso. Vabbè, questa qua è una partita un po' in simpatia. Però posso dire una cosa. Io ho visto dentro la stanza dell'elettricità un tot di persone con la porta chiusa. Si apre la porta, ci sono Omiator e Gigino morti. E dentro c'era... Ah, io ero dentro, c'era anche Mr. Beast. Chi è che c'era dentro? Io Rocco Braz, ho visto, e c'era dietro di me Mr. Beast. Io stavo facendo... Grazie, Andrea. Io ero dentro, stavo facendo la task, quella dei cavi, e stavo dicendo che Omi era safe, sicuro. Quindi tu, Hank, Joker e chi altro, e Mr. Beast eravate lì dentro. Sì, io ho visto Joker uccidere proprio, cioè ho visto proprio... Aspetti, li cadono su questo. Allora, gli altri, sì, sono questi, perché ci sono entrambi i cadaveri dentro. No. Secondo me l'altro è Hank, sinceramente. Ma questa mi sembra sono arrivato sui cadaveri. Lui ha chiamato un secondo prima di me. C'aveva due cadaveri sotto i piedi. E si è chiamato là. Cioè, può il corpo, essere. Ho sospetti, so. Non posso dare il 100%. Vabbè, io non ho modo di giustificarmi. Comunque, le persone in quella stanza sono quelle. Quindi, man mano li escludiamo. Il primo, comunque, è il buon giocherone. Poi dopo ti spiego le regole. Scusami. Io 200, c'è uno 100, quindi Sofia, siamo scagionati. Posso dire una cosa? Tra poco? Sofia non ha detto niente. Pure due. Io ero da reattore, quindi ero da solo. Io mi dissocio. Da reattore? Dubbio. Sono passato io da reattore. Però. E Joker ci dice... Sono arrivato tardi. Eccolo. Boom baby bye! Boom baby bye! Boom baby! Arrivava la stronza. Allora, ho cercato... Quella lì era un'intata clamorosa. Ho cercato di uccidere tutti quelli che potevo. Solo che adesso è praticamente... Se era già praticamente impossibile, ora è praticamentissimamente impossibile vincere. Ma... Io non demordo, sono un killer. Ho guadagnato tempo. In quella stanza c'erano anche Mr. Beast e quello che parlava, che non so chi cazzo è, 200. Non posso uccidere loro, naturalmente, perché mi tirerei subito addosso le cose. Devo uccidere qualcuno di esterno e stare tranzollo, ok? Quindi Mr. Beast lo ignoriamo, 200 lo ignoriamo. Questo mi ha visto entrare, quindi non posso uccidere. Io faccio finta di osservare, vado un po' qua, faccio un po' di tarantella. Uè, che tarantella! Rocco Brazzo si potrebbe uccidere, ma in realtà... Ha visto cose. Qui sta guardando se io faccio il task o lo sta facendo lui. Non... Sì, qua c'è un task. Potremmo fare così, passare dalla ventola. Ma c'è CG e Matax. Ok. Prendiamoci un attimo il nostro tempo. Non c'è bisogno di tirare sabotaggi a caso. Aspettiamo se arriva qualcuno qui in shields. Magari per vedere quello che faccio. Ma non arriva nessuno. Questi sono già a metà dei task. Io ammazzo Sofia a casaccio. Vengo qua. Non c'è una grata. Me ne vado. Faccio finta di niente. Dovevo uccidere in un punto dove passa meno gente per riuscire a ricaricare il coso. Io devo trovare un altro, ucciderlo e finire così. Almeno ne ho portati nella tomba il numero maggiore possibile. Ci sarebbe Mr. Beast lì. Eccola. Sì. Oh, ora saranno tutti smutati. Ora si smuteranno tutti. Sì. Eccoci. Questo è il meeting. Ho trovato il cadavere di Sofia. Ero insieme a Rocco perché mi fidavo ciecamente di lui. E siamo andati in giù insieme e l'abbiamo trovato.
Io vi posso dire che non è stato 200, perché stavamo insieme nella sala dell'elettricità a fare i cavi. Quindi chi erano quelli là della stanza di prima? Io, Mr. Beast, Locco e Mr. Beast, di quelli che sono rimasti. Mr. Beast, io, tra l'altro, a un certo punto me lo sono trovato alle spalle, ero da solo e non ha fatto niente. Quindi, beh, questo non è una... Però io ho visto Mr. Beast fermo al tavolo dell'emergency. E una cosa, ragazzi, per Joker, visto che non... aspetta, per Joker, visto che non conosce le voci, e dite chi siete, okay, quando parlate. Ok. Ok, 100, non ho niente da dire. Io sono 200, figa. Io sono Mr. Beast. Mr. Beast lo riconosci perché è l'unico che parla napoletano. Ok. Ok, ok. Io sono JJ, quello che ha accusato all'inizio. C'è quello che ha trovato il cadavere. Rocco Brass. Va bene, quindi veloci, ragazzi. Io volevo rispondere ad Hank, che ha detto che ero vicino al tavolo. Ho finito le task, quindi sto vicino al tavolo. Così se qualcuno mi si avvicina minaccioso, premo il bottone. Ci sta. Secondo me allora Hank. Ma io secondo me così è esclusione. Proprio, pure JJ Maddox non l'ho mai visto, Poi chiederò. Quindi... Io non mi sento confermare per JJ, perché era proprio con me, io sto facendo le task là dietro di me, quindi difficilmente è andato giù a uccidere. Non lo allora, so. Secondo... allora così esco, perché io stavo insieme a 200, voi stavate insieme, saranno anche Mr. Beast. Esattamente, no, però cioè, uno Joker, era Joker, Joker è anche quindi io voto quindi, Hank. Quindi chi votiamo? Ci stavo, anche me stesso perché ero io. Era impossibile vincerla. Era molto forte. Hai accusato Joker prima. Ma cosa? Volevi fare la furbata. Hai accusato il tuo compagno. Fatto la mossa a Simone Panetti. Ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Dai, va bene. Adesso spieghiamo le regole. Play again. Veloci. No, tanto finché non lo premo io, non può entrare nessuno. Ok. Ecco, è entrato Valdrin. Il signor Valdrin, lo invitiamo. Un baby by uno. Ma anche Omi 20 IQ. Fanno un'altra. Aspetta. Io era riuscito a entrare. Intanto adesso ho messo la gamba sul codice, così non lo vedono. Ok. Ma allora, se volete provare a rientrare, se non ne faccio un'altra, vediamo al volo chi entra. Don Matteo. Carissimo. Va bene, dai, ne faccio un'altra. Puoi bannare Omi 20 IQ? L'ho già bannato. Allora, leave game. Solo che devo capire io se creo la stanza, non dovrebbe vedersi lo stesso. Chi è questa voce? Io sono Mr. Beast. Okay. No, non credo. Io sono Gigino. Puoi spiegare velocemente a Joker? Chi è questa voce? Io sono Gigino. Ok. Allora, ragazzi, cioè Joker. Il Joker funziona così. Il gioco, aspettami, sto copiando il codice, non posso fare entrambe le cose, un secondo. Ok, allora, il gioco funziona così, siamo tutti su una navicella, ok? Ma la navicella ha dei problemi tecnici, tecnologici. Grazie Inab, grazie mille per l'host, ragazzi. Pepo Love per gli Inab. Un bacio. All'inizio di ogni partita, per due persone verrà scritto sei un impostore, come è successo a te prima, okay? Mentre invece per gli altri sono crew members. L'obiettivo dei crew members è trovare gli impostori o finire i task che tu non hai potuto vedere nella partita di prima. Okay. I task sono una serie di cose da fare sulla mappa che ti vengono indicate, la mappa si apre con tab e te li trovi anche scritti a sinistra, ok? Quindi se sei un crew member, il tuo obiettivo è cercare di stare vivo, cercare di capire chi sono gli impostori, hai sentito prima che si discuteva, e intanto completare i task. Completare i task, super importante, ok? Se invece... Tu vedi con tab le tue task. Sì, poi gli impostori possono fare delle malfunzionamenti nell'astronave, e quelli là verranno indicati con delle freccione rosse, perché quelli sono i più importanti, per cui tutti gli innocenti vanno lì a ripararli. Poi piano piano capirai un po' le dinamiche. Ok. E calcola che gli impostori, come tu hai visto prima, non devono fare le task, per cui si metteranno a fare finta di farle, per cui devi anche vedere se uno, poi ora capisci, se uno le fa veramente, se non le fa veramente, per finta, non per finta. Il consiglio che ti do è occhio dopo un po' a girare da solo con una persona se sei innocente. Ah, cioè, ok.
Ok, perfetto. E poi stai con me che sono il più intelligente della stanza, come stanno. Ok, certo. Sì, poi queste sono le basi. Se sei impostore puoi anche sabotare, quindi esatto. Creare degli allarmi, che non so se hai sentito base, prima. Se sei impostore uccidi Hank per primo. Questa è la regola. È la regola non scritta questa. Sì, esatto. Okay. E cioè, niente. Questo è un po' così. In realtà ci vorranno un po' di partite per imparare quali sono i task, come ci si muove, come ragiona la gente. Quindi all'inizio sarà un po' difficile. Ma appena sali on board è un gioco molto molto divertente. Vai, proviamo. Ultima cosa, anche quando muori puoi fare le task. Sì, esatto. Se sei morto devi girare e fare le task. Sennò per noi è impossibile vincere. Okay. Io sto facendo la break dance. Let's go. E il 2 più 2 mi glielo tirerà in faccia direttamente. Ci sono le botole, ci sono tante cose, ma meglio farle vedere un po'. Oh, ecco, no, sono un crewmate di nuovo. Allora, noi abbiamo il medical bay. Però è solo l'inspect sample, quindi lo facciamo subito. È super veloce e non devo neanche... Oh, JJ Max cosa vuole fare qua? Mi vuole uccidere? Sì, perché non vuole andare a fare la task, mi sa. Oppure sta trollando, non ha senso. Vabbè. Qui ci sono un sacco di persone. Adesso dovrei andare a vedere in weapons se stanno facendo il task degli asteroidi. Sì, ragazzi, ma le task visibili, che cazzo gli spiego che non ha visto neanche le task. Aspettate un momento. Allora, ovviamente la mia morte è molto probabile, come sempre. Andiamo qui in navigator, siamo un po'. Dovrei essere tranquillo nel cercare di far questo. Sì, sembrerebbe di sì. C'è Rocco Brass. Che... Gigino? Minchia, non si capisce bene dalla barra. Ok. Io posso fare gli shields. Allora, Rocco Brass. Gigino. Anch'io li posso fare e non rimane nessuno a guardarmi. Ma siete veramente rincoglioniti, cazzo. Vabbè, comunque Gigino e Rocco Brass sono a posto. Questa chat è più civile di quella di Omi. Beh, se siamo tipo 10 volte di meno. Che succede? Sì. Gigino? Stavo guardando sì. Omi che non stava facendo una task. Ah. In che senso? Però è stato davanti al coso delle foglie senza fare niente. Quali foglie? Quello in basso, l'ho fatto. Non l'hai fatto. Sì che l'ho fatto. Hai visto aspetta, hai visto le foglie uscire, Luis? Zero. Ok. Questa... Ok. Io sono innocente, vi dico solo questo. Ucciderete allora, non sto dicendo che tu sia per forza un impostore, potrebbe essere che il gioco non abbia mostrato a me che l'hai fatto, ma non ho visto nessuna foglia uscire, sei stato lì davanti al coso a guardarlo. Magari è soltanto un pessimo lavoratore. Tu, Andrea, l'hai fatto? L'ho fatto, certo che l'ho fatto. Stavo facendo altro, invece l'ho fatto. E come lo dimostri? Lo dimostro morendo, se volete. No, ma io non ti voterò, ma ti terrò d'occhio. Okay. Io posso dire che Gigino e Rocco Brass hanno fatto gli shield. Li ho fatti anche io, ma siete andati via, comunque. Io non sono sicuro della sincerità di Boom Baby. Ma perché sempre a me li mette in mezzo, scusami, Stai ascoltando un po' troppo senza parlare. Io stavo ascoltando. Io devo capire ancora il gioco, devo capire. Quello è vero. Eppure. Schippiamo il voto in basso. Ma secondo me qua, tanto che mi stai a parlare, secondo me mi puzza qua, Mi va a partire pubblico. Il problema è che cioè qua c'è una. Questo era da andare. Andrea andava votato. Perché se Gigino ha trollato, ok, ma questa era una prova da andare subito a verificare. Il problema è che se Gigino ha trollato, poi ammazziamo lui, giustamente. Guarda che ne fa un altro giusto. E ha trollato giustamente e noi ci perdiamo. Cioè lo andiamo ad ammazzare giustamente e noi ci perdiamo un altro buono. Quindi è una situazione un po' tesa, francamente. È una situazione un po' tesa.
In ogni caso, noi facciamo i nostri task senza darci troppi problemi. Di problemi. Insomma, sono morto? No. Vincenzo si è scambiato. Io ad Andrea devo stare molto attento. Porca madonna. Ah, okay. Allora, ho trovato il corpo di Sofia sul reattore in alto a sinistra. Ok. Ho visto qualcuno che stava scappando verso destra ed era scuro, non so dirvi di più però. Io ero sotto con Omi, Hank e qualcun altro. Io ero tutto a sinistra dove c'è il reattore a fare quella di premere i numeri in ordine. Io se non sbaglio ero con Gigino, possibile? Sì. Eravamo due, Gigino e? Con Mr. Beast. Ah, ok. Ed io poco prima ero con Omi. Però non stavi facendo niente, Boom Baby. Eh? Perché eri lì con noi? Io vi seguo. Adesso mi seguo. Ok. Mi fido della tua innocenza da innocente. No, se volevo vorrei ammazzarmi, tanto cioè cascate male, quindi fammi fare. Ragazzi, io posso confermare che Gigino è buono, anche se l'aveva già confermato Hank, perché ha fatto la task di me. Sì, anche Mr. Beast è buono, giusto? Grazie, perché ha fatto Gigi, il laser. Siamo tutti buoni, insomma. Aspetta, l'hai visto fare la scan? Sì. Come l'ha fatta? Salendo su di te? O... No, ha aspettato che finissi. Ok. Quindi Gigino, Rocco Brass, Mr. Beast e io siamo buoni di sicuro. Il Rocco Brass sì. Non lo so. Rocco Brass ha fatto gli shield. Ha fatto gli shield. Non l'ho mai visto. Ha fatto gli shield. Io vi posso dire che sono buono, ma non posso provarvelo. Stavo a fidarvi. Il cerchio si restringe. Ragazzi, c'è finito il tempo. Io schippo. Tu cosa fai? Cosa dici? Io ero con Hank e Omi. Io ero con JJ Maddox e Hank. E c'ero pure io, eh. Però Omi non ha parlato tutto il tempo e mi puzza tantissimo. Penso che Omi sia, ma è solo un'intuizione. Comunque ero con non vuol dire un cazzo se non c'è il momento attuale in cui succede la cosa. Comunque siamo messi bene come task, abbiamo una grande garanzia di quantità di buoni che dovremmo cercare quindi di stare uniti. Spero che... Ecco, questo qui ad esempio non so neanche chi cazzo sia, quindi non esiste proprio chi ci sto vicino. Noi attacchiamo i cavettini come mi hanno insegnato all'università. Voilà. Ecco, spente le luci. Qua è schiattato qualcuno. Potete già pregare. Vorrei un Hank Amen in chat. Amenk in chat per la persona che è morta in questo istante, anche se non sappiamo chi è. Vediamo chi è venuto a fissare. 200. Probabile che l'abbia tirata lui. Cioè, potrebbe averla tirata lui. Va bene, tiriamo qua sull'engine. O engine, penso che sì. Ecco, qualcuno l'ha azzeccata le mot. Bravi. Comunque siamo messi bene i task. C'è qualcuno alle telecamere? C'è Gigino, Mr. Beast che è buono. E chi cazzo è l'altro? Rocco Brass. Qua c'è il team dei buoni, JJ Maddox, cosa pensi di fare? Ok. Bastardo, l'hai premuto. Sei riuscito a premerle 100%. Sei riuscito a premerlo prima tu? Allora, JJ Maddox, è morto Omi, io pensavo fosse lui, o Rocco, o Mr. Beast è morto, o Gigino. È morto? C'era la security. Alle io ero la security. Allora, qualcuno la security ha ucciso, non so se Omi o Mr. Beast. Posso fare delle domande io? No, alla security non c'era nessun morto. Gigino, no. Stavi guardando la security, giusto? Posso? Mr. Beast è stato ucciso in security. C'erano sopra Rocco Brass, Gigino e Mr. Beast. A un certo punto è arrivato JJ Maddox. Si è appropinquato nel gruppo e ne ha killato uno. Perché io ho visto. Ma so che Gigino è buono perché gli ho visto fare i task. So che Rocco Brass ha fatto gli shield. A meno che non abbia fatto un trick malato che si è messo sopra Gigino mentre Gigino faceva gli shield per fingere di fare gli shield. Quindi JJ Maddox inoltre ha riportato il JJ Maddox inoltre ha riportato il cadavere prima che mi spawnasse il tasto a me, cioè io stavo spawn cliccando, quindi secondo me è JJ Maddox.
Io ero alle telecamere, non stavo guardando le telecamere, ho visto JJ Maddox arrivare ed Hank era dietro. Io voterei JJ Maddox. L'ho ucciso, però se non è JJ Maddox è Rocco Bratz comunque, di sicuro, quindi siamo messi bene. Esatto. Io voto Rocco. No, che Rocco? JJ Maddox dovete votare, raga. Non disperdete voti, non disperdete voti. Io votate JJ Maddox e poi votiamo Rocco, andiamo in ordine. I buoni che si fidano di me... facciano così. Esatto. JJ. Se uno, però se uno mai ha votato, ha votato. Sì. Sì. Matt, sei stato tu? Ok, stato... ho votato Rocco, allora devo votare Maddox, quindi. No, va bene, va bene. In caso, comunque, se no è Rocco, non c'è tanto. E se avesse votato Rocco per distogliere l'attenzione da lui? E uno l'abbiamo trovato. Ma lo sapevo che veniva a fare quella cazzata. Infatti sono stato fuori apposta. Vorrei mica scoparmi a me, che sono stato chiamato dai G2 per giocare ad Among Us. Joker ha votato Rocco Bratz. Sì, ho visto. Ma non so quanto ci sia di strategia. Comunque noi abbiamo finito le task con discreto anticipo. Ora il trick, una volta che sei qui, è o stare alle camere e rischiare di essere uccisi alle spalle, oppure stare con Gigino, Rocco Bratz. Allora, io Rocco Bratz mi fido. Sto qua con lui, c'è, eccolo qui. Vieni, ammazzalo. Faccio finta di non esserci, poi mi riavvicino. No, vuole ammazzare me. Broski. Ok, ho portato via i coglioni. Oh, c'era un altro umano. Fixi qualcun altro le luci, io non voglio morire. Vabbè, abbiamo quasi finito i task. C'è veramente una tranquillità che mi contraddistingue. Vediamo un attimo le cam, diamo un occhietto. C'è Gigino qua che passeggia, va verso le engine. Eccolo qua. Perfetto, no. Ok, abbiamo vinto. Sì. Chi era l'altro? Joker. Chi era? Sì. Ah. Joker doppio assassino, subito, così, caldo. Ma Joker era un infame, porco due. E poi doppio assassino. E ragazzi, se non facciate le task, nessuno l'aveva minimamente... Vabbè, eravamo 5v1, 4. Non la vicenda. Non è vero. Sì, Rocco Brasa, se non è lui è Rocco Brasa. Sì, perché lì sopra c'erano loro, quindi doveva essere uno dei due. Una volta trovato quello, l'altro è automaticamente scagionato, anche perché io l'avevo visto fare gli shield, quindi... Vabbè, però mi sa che lo sto capendo. Cioè, ma io comunque per sabotare, no? Ok? Sì. Se io, diciamo, voglio sabotare, basta che vado vicino dove andate voi e faccio... No, da dove vuoi puoi sabotare. Ah, da dove voglio? Ok. Sì. Sì, e poi c'è il sabotaggio dell'ossigeno, dell'O... è quello più importante, che ci sono il sabotaggio dell'O e quello tutto a sinistra ti fanno andare le persone là. Ok, dai, lo sto capendo. Okay. le X ti fanno chiudere le porte, per cui ti ritrovi in una stanza chiuso con persone o non fai entrare persone. E il culmine è l'elettricità, per cui anche se tu vedi gli altri non vedono niente, sono tutti al buio. Ora dovresti fare la persona foto di gruppo? Foto di gruppo? No, stai in foto. Foto di gruppo, amici. Mettetevi bene in fila. No, Rocco Bratz, perché devi stare davanti? Faccio la foto io. Intanto, dimmi. Egocentrico un po' prima. 2, 1, esatto. Cheese. Va bene. Rocco Bratz ha intato. È grande. Let's go. Vai. Oh, se sono andato io mi dissocio. Dai, dammi sto impostorino. Alla madonna. Va bene, comunque si carria, non c'è problema. Spicy navigation, I see. Beh, andiamo a vedere se qualcuno spara. Vediamo se qualcuno spara. Non c'è nessuno che spara. Possiamo andare in navigation. Dovrei stare più con gli altri inizio game, perché io mi perdo sempre, mi trovano e mi ammazzano. Però e per l'appunto subito è. Ho appena visto Mr. Beast uccidere anche non è assolutamente vero. Dove? È nella stanza di navigazione a destra. Entro, stavo facendo delle task nell'ossigeno, entro, vedo Mr. Beast che esce e è anche dietro di lui per te. Allora, questa è una 0 IQ play, vi spiego subito perché. Perché lui sta accusando Mr. Beast, loro votano Mr. Beast viene buttato fuori, subito dopo devono votare lui, ma solo se ne accorgono. Vabbè.
da votare Mr. Beast o Gigi Ballax. Esatto, con Beast e in caso Gigi Ballax. Non so come abbia fatto a spammare così veloce il corpo per il report del corpo, però è stato lui. Semplicemente per il fatto che l'hai ucciso tu. Va benissimo. Vai, se non l'hai ucciso tu, allora anche tu sei entrato e non l'hai riportato, non l'hai visto, non lo so. Va bene. Tanto sei morto al prossimo round, quindi. Se sono morto, sbaglio. Allora, tra dare 1 per 1, ok? Quando? È come gli scacchi, ok? Si tradda solamente quando... cioè, se tu sei in vantaggio, ok? Traddare ti conviene. E all'inizio in vantaggio sono naturalmente i nodi impostori, la crew. Lui adesso ha traddato uno per uno e quell'altro da solo dovrebbe riuscire a uccidere altre 7 persone, which is no sense. Quindi è una mossa molto morente e dovremmo vincere questo turno senza problemi, cari amici. Faccio i task giusto per tenere allenato le mie mani da pro player. No. Non vorrei che... perché c'è il coach dei G2 che mi ha detto no, ma devi allenarti di più. Guardate qua questa foglia qua. Boom. Sembrava che non andasse, invece è andata. Si viene qua, si fa il downloadino, uploadino. Possono comunque... ancora adesso devono ammazzare, ma devono ammazzare in fretta. In realtà dovevano essere chiamato istantaneamente il meeting qui da parte dei miei compagni, ma ciò non è stato fatto. Questo dà comunque l'occasione di traddare un 2 per 1 a Gigi Max, forse addirittura un 3 per 1 se rimane vivo a sufficienza. Allora, ho trovato il corpo di Giocherigno. Non puoi parlare. Destra. Dove? Io nessuno. Io ero con Gigino e Sofia, mi sembra. Ma di che cazzo stanno parlando? Devono buttare fuori JJ Max. Io sono adesso stavo scendendo con Omi e JJ. Che anche era destra della mappa? Ah, era io. 100, quello che ha detto che stava scendendo con Omi e JJ. Sì. E confermo, c'era anche lui. Io io ero a fare delle cose elettriche. Esatto, c'ero anche io. Luis e c'era pure Sofia. Guardava, ma suppongo perché. Scusa, ma votiamo JJ Maddox perché prima ho ucciso Mr. Beast. Vi assicuro che state sbagliando, raga. Perché, cioè, se non era Mr. Beast, allora è un altro che si è messo dentro la ventola ed è scappato. Ma io ho visto lui che entrava, è uscito e c'era Hank morto. Non l'ha chiamato. Ma io se sono... io direi di farlo perché sennò sono troppi impostori ancora vivi. Io direi di provare. Sbagliate, cioè, buttate anche fuori un altro. Anche io direi di uccidere JJ Maddox. Concordo. JJ Maddox fuori di brutto, raga. Cioè, sembra il signore delle mosche. Sì. State sbagliando. No, zio. Io concordo, però Omi ha accusato subito sul fatto di votare JJ Maddox. Dico solo questo. Fidatevi, schippate. No. Rocco Braz con questa uscita. E comunque, la uccisa... Allora, qualcuno ha scritto in chat, ormai l'aveva visto Mr. Beast, in tal caso l'ha giocata benissimo, e doveva però subito uccidere, anche davanti agli altri, così rendeva un 2 per 1, anziché uno 0, cioè perdere direttamente, quindi well played. In quel caso lì, cioè se l'aveva visto ed è stato solo un gioco di così, Mr. Beast doveva cercare di essere più convincente. Quindi all in all well played per JJ Max. Ritiro il mio flame, non c'è problema. Questi task dei cavi sono veramente una rottura di coglioni. Bene, bene Omi, bravo Omi, sì, bravo Omi che l'ha detto. Vabbè, Joker vale 0, ma è comunque una persona... cioè vale 0, deve ancora imparare a giocare, ma è comunque una persona in più. Dai, ma non flammate Omi, ognuno gioca come vuole. 200 sbeccato in pieno. Arca, come mai è riportato? Interessante. Dimmi. È morto? Oh. Raga, lo ammetto, sono io. Chi? Sono io, 200, sono stato io. Ho ucciso Omi davanti agli occhi di Rocco Brass. Eh sì, la macchina. Era per fargli uno screzio. Volevo ucciderglielo davanti.
No, ma l'ho beccato in pieno, non è neanche andato a fare l'emergenza, quindi... Lo ammetto, sono io. F. Mettiamolo fuori. Puoi parlare, sono... Joker, potete parlare. Sì, ok. Brutto, ma... Va bene. È una figata, però. Va bene. Poteva andare meglio 200. Va così, gira di impostore. Piano piano si capisce molto di più. Infatti, figo, mazza, oh. Avvocato a me da ride, porco, due. Ci ho fatto giocare sto gioco io. Però il signore delle mosche, Madax, la stava per fare franca, eh. Bravo Andrea che l'hai chiamata. Omi, hanno chiamato l'emergency un secondo prima che io ti uccidessi. Avevo chiamato la luce, ti stavo per uccidere e hanno chiamato l'emergenza. Mamma, infatti, peccato, era giocabile. Ah no, poi una volta che inizi a capirlo comunque... Oh lollo. Non mi ricordo più come si gioca da impostore. Sono 30 partite. Allora, vediamo se riesco a vintarla. Qua ci sarebbe Gigino. Sarebbe top uccidere in realtà. Io gli ho visto fare il task, non arriva nessuno. Me ne vado così. Ventolo. Allora ragazzi, uscire dalle ventole. Oh, perfetto. Cazzo, sarei dovuto uscire di qua, non rischiarmela. Qua c'è uno centos che potrebbe... C'ho il cooldown che non esce. A rischio. Minchia, speriamo che quello fosse sulle cam. Porco zio. Allora, facciamo un picco. Bella. Eccoli. Tre. Oddio. Tre morti. Appena Peroni. Guarda, io vi direi. La mia ipotesi è. Attenzione ad Hank, perché di solito Hank muore per prima. Ma questo è metagaming. Che vuol dire? Raga, io ho incontrato un po' di gente. Nella mente delle persone, Hank. Ho incontrato Sofia e Gigino prima che morissero, però Bebdib e... Joker non l'ho mai visto. No, è 100. 100, tu 100. No, io mi stavo a un caffè, però secondo me quando andiamo a per me Hank, la sensazione, guarda. Ma allora dice... io avevo puzza di Omi, ma è morto. Però io Hank l'ho visto, raga. Posso dire Mr. Beast e Rocco Brass erano insieme a me davanti a una porta chiusa. Sono andato a vedere in admin se c'era qualcuno morto, non c'era nessuno. Sono andato in basso a vedere se c'era qualcuno morto e ho trovato Sofia. Io anche l'ho visto nella sala security. L'unica cosa che posso dire è che se sono morte tre persone è un killer professionista. Ciao Davide. Allora, io posso dire, all'inizio sono andato a sinistra, come faccio sempre per vedere i task. Ho visto Gigino fare lo scan. Quindi, chi è che è uscito dalla room principale proprio a inizio? Chi è che è uscito dalla room principale per ultimo? Io sto facendo le tasche delle foglie, quindi proprio guarda. Non lo so. Io sono uscito subito, ma da destra distruggevo i meteoriti all'inizio. Ok. Allora, io dico una cosa. Boom Baby ha appena detto che stava facendo la task delle foglie. Probabilmente può essere legit. Gigi Maddox e Mr. Beast erano chiusi dentro con me. 100-200 sede anche, non ho informazioni. E me anche. Anche a ma me perché mi accusi? Scusami, perché mi accusi senza motivo? Io ho detto che io skipperei, ragazzi. Skippo. Ma io skippo, poi vediamo. Ma... Io andrei su Hank, però. Ma andrei a fanculo. Sì, ma non si può giocare così. Cioè, certo che se ne ammazzo. Cioè. Comunque, va bene, non importa. Allora, adesso chi vogliamo uccidere tendenzialmente? Gigi Maddox? No, va benissimo, non si ammazza mai chi ti accusa, perché è una ammissione di colpa, ok? C'è l'oxygen, facciamo finta di andarlo a prendere. Io vorrei beccarne uno in una stanza da solo. Magari qualcuno di quelli che fanno un po'... Ecco, io li metto qui, nella speranza che nessuno vada dall'altra parte. Joker, non penso... no, ok, perfetto. Qui ovviamente io non posso uccidere, ma stiamo ben tranquillini, andiamo a fare questa task che è una task che si può fakeare. È una task che si può fakeare, non ti che guardi la barra, perché questa qua è in due parti, quindi
guarda pure la barra quanto vuoi. Anzi, mi sa che quasi quasi ti ammazzo pure. Perfetto, l'ho portato più in alto che così che non si vedesse. Io adesso vado qui tranquillo. Tendenzialmente i tasti della caffetteria vengono fatti per primi, ok? Quindi non dovrebbe passarci nessuno di lì. Qua ci sarebbe Mr. Pierce che si può uccidere. Andiamo qui, facciamo finta di far passare un attimo il cooldown. Se lo vediamo passare qua dentro lo ammazziamo istantaneamente. A posto. Mamma mia, Hitman. Non lo sapevo. Guarda, me ne sono fatti tipo 5. Fortissimo. Oh, vedi allora? Hank, la sensazione non sbagliava? Vabbè, ho capito, ma tanto lo sapevo, dovrò pur difendermi in qualche modo. Quanto vedi, lo sapevo. Hai detto al giocheregno? Hank, mi fidavo di te, ho detto che bello, è arrivato uno che assista infatti, al mio scan. Infatti. E l'ho anche raccontato che ti ho visto farlo, hai visto? È sì, infatti stato... ho pensato... Che figlio di puttana. È andata così. Distrutti, veramente umiliati. Avete capito niente. Oh, finalmente la partita impossibile. Io vi avevo pedinato sia a te, Ale, che a Hank. Ma questo non sente un applauso molto triste. E io avevo il potere di Black Nabor che mi ha fatto indovinare che era Hank. Però intanto siete morti tutti, raga. Perché a me l'hanno retta. Io non ho capito come avete fatto a uccidere tutte queste persone. Devi assaporare. Bravi, bravi, bravi. Assassissimo. Va bene, let's go. Bravo. Ma non penso che Joker stesse le... Innanzitutto non penso che Joker sappia chi sono, quindi non penso che sia in questo streaming. E se lo è, sti cazzi, è andata in sensazione, però uguale. In ogni caso da impostore... è divertente. Allora, ho intato, non devo venire a fare questa cosa, sto parlando con voi. Devo venire a vedere qui. Ok, Mr. Beast, ci piaci. Signor Rocco Brazz, lei è qui in funzione di osservatore. Ah, c'è anche uno Centos. C'è qualcun altro che deve fare questo task, amici? Amici? No. Ok. Comunque, chi cazzo era? Ah, Mr. Beast. Mr. Beast. Allora, noi stiamo con Mr. Beast. Senza troppi problemi. Vedete, fare i task. Bisogna essere veloci, ma non è importante. Subito, ci sono un sacco di informazioni perché c'è un sacco di gente che gira, ok? E questo ci permette poi di fare ragionamenti nelle fasi successive di gioco. Bravissimo, Bistino. Vieni qui che io faccio questo. Stai chill, che io sono una bella persona. So che prima ho ucciso tutti. Rocco Braz continua a stare con noi. Non so se voglia trovarmi... in particolare. Oh. Allora, ho trovato il corpo di qualcuno, di Gigino. Ero con Boom Baby, vai. Ero con Joker. Anch'io ero con Joker. Tutti con me. No, sono 200 Boom Baby. Ah, ok. Prima stavamo scendendo assieme. Questo okay. Io posso dirti. Io sono 100. La domanda è... Io con 200 sono persona... un bel cuoio. Dico, Omi, tu l'ultima persona che hai visto prima del cadavere, chi è stato? È stato Joker, ma era troppo lontano dal cadavere. Dove era il corpo? Era nella stanza quella dove vedi dal computer dove stanno le persone. In admin, quindi. Io sono stato okay. Con... per un certo momento sono stato con Sofia e poi ho visto anche Rocco, ma stavano da tutt'altra parte rispetto alla sala admin. Io ho visto Mr. Beast fare il task. Ho visto Mr. Beast sparare agli asteroidi, ergo è un buono. Rocco Brazzo è stato con noi tutto il tempo, non so se l'hai detto. Io sono stato un bel po' di tempo con 200 e poi l'ultimo stavo con Omi. Ok. Però io all'ultimo mi sono aggregato. Allora, devo dire, Joker ha fatto un po' di strada con me. Io pensavo che fosse cattivo, per cui li stavo lontano. E lui anche si muoveva strano. Però strano ci ha messo troppo. Cioè, non è possibile che abbia ucciso lui. GG, no? Che non so dove è stato JJ Maddox. Chi l'ha ucciso e dove sia, eh? Mm-mm. Vero. Vero. Beh, non ci so, stanno proprio abbastanza. Skippiamo. L'unica informazione che abbiamo è che Mr. Beast è buono perché ha fatto i proiettili. Sì, ovviamente se mi credete. Cosa?
Vabbè, lo chiedo dopo, lo chiedo dopo. Dai. Sono mutato? Sì. E chi cazzo è che ha votato Mr. Beast? Boom Baby ha votato Mr. Beast. Vabbè, ma fa cose a caso. Però non sono morto. Questa è una grande vittoria per la giocata. Allora, io vorrei... Gigino è crashato. Cazzo. Questo rende la partita più difficile. Ah no, era già morto. No, sì, quindi non possiamo terminare per task. This is a problem. This is my problemino, problemino. Vorrei stare con Mr. Beast. Ah, ci sono gli shields. Rocco Braz? Bravo, Rocco Braz, che fa gli shield. Stai qua e guardami. Ma sei un coglione, Rocco, porco Dio. Ma guardami, porca la Madonna di Dio. Scusate, mi sono incazzato. Minchia, è così semplice. Cioè, quelle lì sono le uniche informazioni certe di questo gioco, ok? Come puoi non voler... Chi è qua? Chi è? Ah, è Mr. Beast. Madonna, che paura. Bella. Pronto? Eccolo, l'ho chiamata io, eh? Sì. Eccolo. Sono uno centos e 200 mi ha seguito in modo abbastanza sospetto per un tot di tempo. Io ti seguivo un botto perché tu non facevi task. Perché ero insospettito da te che mi seguivi senza fare task. Io ero insospettito da te che camminavi in giro a casa. La tasca quella dei fili là, c'è stato che mi manco niente. Io adesso ero alle foglie, in caffetteria. Infatti mi sono messo a correre, ho visto Sofia nella zona centrale e sono andato lì per star sicuro. Però vabbè, ok. Io dico che Rocco Braz è buono, gli ho visto fare gli shield, io anche li dovevo fare ma se n'è andato, non mi ha guardato, vabbè. Comunque Rocco Braz e Mr. Beast sono buoni di sicuro, quindi ragazzi noi tre sappiamo. Per il resto ci sono delle illazioni in corso tra i centos che non so bene come interpretare. Comunque io sarei per skippare per il momento. Aspetta un attimo, Hank. È sicuro io e Rocco siamo buoni, ma non che tu. Grazie, sei... Martinone. Assolutamente esatto, sì. Esatto. Assolutamente ma sì. Anche questo è vero? Assolutamente sì. Si skippa allora. Non potrei fidarmi che cosa ne guadagna. Cioè, no, tecnicamente è una strategia che potrei usare da impostore. Ma se Rocco fosse stato un secondo lì, avrebbe visto che ho fatto gli shield. In ogni caso, non mi interessa. Io voglio solo dirvelo. Se muoio, va bene. Lo sapete, Sofia. Cosa hai votato? Schippo pure io. Ma una domanda da fare, Joker. Tu che task hai fatto adesso? Stavo facendo quella dei fili. Ok. Mr. Beast, com'è? Che senso noi tre sappiamo metagaming? Sono informazioni che sono state dette al meeting. Posso fare pure questo, ma ovviamente non c'è uno stronzo che passa a guardare. Sì, Sofia potrebbe essere perché non parla, ma... Come se dicessi agli altri di andare in giro insieme. Ah no, questo qua mi avrebbe visto. Oh, mi ammazza. Ma cosa vuol dire? Sono informazioni che sono state dette. Non capisco. Non ha senso, secondo me. Non è metagaming. Cioè, se fosse una situazione reale, no? Si dice, oh, noi sappiamo questa informazione qua. Cioè, allora, se non possiamo mettere i sei pezzi, che famo? Dai. No. Ok, uno non è un assassino, quindi sono chill. Come stai, Gigino? Bene, te metto. Tutto bene. Baby. Ciao amici. Ciao, bello. Oh. Sono appena stato ucciso. A non dire chi è stato. No. Sì. Perché mi puzzavi. Hank, però. Cosa?
C'è qualcuno che non è mutato che ha sentito. Ah, vabbè, sì, ho intato. Ma dovrebbero mutarsi tutti e gli altri così possono parlare tranquilli. Oh! 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 Allora, no, però mi sentite? Fido Mr. Beast in basso, dove c'è l'electrical. Okay. Non ho visto nessuno, però. Allora, io dico che sono stato in zona dove sta la security e c'era Sofia, siamo stati nel corridoio da soli, non mi ha fatto niente. Però okay, ho incontrato anche, così di sfuggita, sia Joker che 100 e 200, scusa. 100 sei tu. Lo so. Però anche loro non hanno fatto niente. Allora io adesso quello non è mai un mezzo alibi. Io ho visto Hank fare gli shield comunque. Ok, io ho dei sospetti su Joker perché la prima kill era anche con Omi, che Omi ha detto che era assieme appunto Joker e c'è scappato il morto. Incontrato sul guarda giro. Io ti posso Joker dire che anche io ero con Joker ed era lontanissimo. Quindi quali sono i tuoi sospetti? Io non ho nessun sospetto, il mio unico sospetto era uno Centos che girava, secondo me, facendo finta di fare le task o comunque inseguendo qualcosa. E lui diceva di diceva di scappare da me. Ma io non lo so, da ignorante ho visto perché volte Sofia mi seguiva, voi non lo so, sinceramente, non so se mi stava seguendo. No, mancano ancora due minuti. Stavo andando a fare le task quella della foglia, poi più scappavo più mi seguivi, vabbè. Comunque aspetta, mancano ancora sì, due impostori, quindi sì sì, sì sono di due perché sennò perdiamo l'osservazione giusta. Sabotaggi può essere il fatto che gente che è un po' inesperta a giocare. Io mi fido di Sofia per il momento, io direi di fare perché sennò tanto ormai non più niente andata. E adesso sta tutto agli impostori, ecco, appunto. hanno vinto. Ciao Hank. Ciao. Oh, what? Ma chi è sta cosa? Nessuno in questo hotel. Ma che... è la tua campanellina? Devo fare il check. No. Bravo, io il giocherone. Come avete fatto a vincere, spero? Calla 2 contro 2. Joker ha fatto 3 partite, la quarta l'ha vinta, signore. Da impostore, tra l'altro. Che sto serendo. Boom baby. Boom baby, vai. E niente, Tommy, ha appena detto che devi sempre la pistolina. Ho sbagliato. Oggettivamente. Più forte al mondo. Raga, se c'è posto arriverebbe il terzo membro 200 che ho visto che è già quittato. No, è solo crashato. Non è vero. Non è vero. Mi sa che ci sono tutti. 300. Ho detto una cazzata. No. Ragazzi, non mi fa più entrare. Prova a riscrivere il codice, il posto c'è. Vuoi che te l'ho detti, Omi? No. Certo che su tre partite fare già due win, ragazzi, è troppo il forte. Codice... Comunque, veramente. Troppo forte. Comunque sempre a lasciare i fili il gioco. Sempre a fare sempre la tasca dei fili fa. Infatti mi bussava. Chi è che ha fatto vedere il codice? I fili. Ha scambiato, sei tu. Sono io. Ciao avanti. Io e Rocco Braz ci stiamo picchiando. Ragazzi, le chat non possiamo gestirle. Se uno si diverte guardando la chat, va bene così, dai. Che devo fare? Dunque, il tasto della... ho sbagliato, non dovevo venire qua. Cazzo, vabbè, ormai facciamo questo. La madonna. Subito, signore. Subito scusate. Così. Ma è veloce. È un ninja.
Questo Maddy anche mi puzza già tantissimo. Cioè, io sto giro, sto facendo quella dei fili realmente. Questo? Questo Maddy anche. Allora, vi dico quello che ho fatto una task delle foglie in caffetteria e vado nella stanza dei cannoni, vedo la botola che si chiude, quindi non sono riuscito neanche a vedere chi cazzo si è, scusate, si è messo lì dentro, ma ho trovato il corto di 200. Allora, ragazzi, io questo giro, fidatevi, fidatevi che sto facendo quella del filo e non ci ho capito un cazzo, quindi... Devi attaccare i fili colorati agli altri fili colorati. Ti ringrazio. No, no, io stavo nell'infermeria. Beh, non c'è grande informazione. Comunque potrebbe essere un classicone kill and report con la scusa della ventola, ma per il momento non c'è particolare indizi. Io ho votato che mi sono fatto un fido di Madax. No, io non ho detto. Ragazzi, allora mi sono sbagliato, scusate. Io non ho mai detto che ho detto che mi puzza, perché appena è arrivato ha detto ma come io mi dissocio. Io ho votato Hank perché è sempre pericoloso. Io concordo. E lo voto anche io per mi fido di voi. Io mi sono votato, Ti volevi morto? No. Siamo nel Medioevo, Vedi? Mi sono dissociato, ho fatto bene. Giocate voi, che cazzo vi devo dire? Dai, su. Dai, come on. Come on, boys. Ho detto ma e questa è un'accusa. Ma allora, bon. Ma non sono triggerato, Dio fa. Non ha senso, dai, su. Sì, mi sistemo un attimo la cam. Ci facciamo una chiacchierata tra di noi, amici. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Lo so che sono morto perché mi sono votato da solo, ma se la metà dei giocatori è disposta a votare uno perché l'altro ha detto ma, perché l'altro come accusa usa ma, perfetto, va bene così, giocate voi. Ma scusa, ma che senso ha? Dai, se dobbiamo trollare, trolliamo bene, no? Oh, questo intendo, ok? A me piace trollare, quindi... Dunque, com'è che si faceva questo? Non ci sto capendo un cazzo. Ecco fatto. Oh, l'ho intata veramente. Grazie mille Tommy Dark Dragon per il nuovo subscribe. Bello, posso finirla io. Ho intato di nuovo, ragazzi. Non so più fare la cosa dei cavi dopo averla intata. Due addirittura. Ho trovato Mr. Beast morto nella stanza elettrica. Posso dire una cosa? Sì. Scagiono 100% Omi che gli ho visto buttare fuori le foglie in basso dalla benzina. Okay. No, infatti io pure non è Omi. Scagiono un baby seguendo, perché sono sicuro che non sei te, ti stavo chiedendo di seguirmi. Chi è che mi sta scagionando? Bravo! Io ti scagiono solo perché dalle telecamere ho visto che facevi un task che non so o se o te lo ricordi benissimo, cioè mi sembra giusto. Io sul giro non ho fatto tantissimi task perché sono veramente un professionista, quindi... Allora, io 100 dico che ho visto Gigino e Omi nella sala security, poi sono andato nella come si chiama, la zona centrale, ci stava JJ Madax da solo. Ma non è successo niente. No, io stavo realmente seguendo le frecce per fare le task le più importanti, quindi io mi dissocio da tutti questi SSF. Io voto Sofia. Sofia non ha detto una parola. Io non l'ho vista mai, sinceramente. No, stavo solo aspettando poi.
No, io ero dal navigation, c'era anche Rock che è arrivato dopo. Sì, io... Raga, a me sto giro. Sofia, io ti voto per il silenzio. Io mi fido di lui. Dai. Mi dispiace, vabbè. È un po' medievale, lo so. Ah, vai. Franco. A sto punto abbiamo buttato fuori anche così, quindi ormai è andata. Scusa, Sofia. Mutatevi. Vediamo se hanno trovato anche questa. No, ho seguito anche gli scorsi. Perfetto. Oh mio Dio, c'è un nuovo subscribe. In realtà non c'è. Allora, cerchiamo di fare i cavi con un attimo di concentrazione. Ragazzi, se gli altri leggono le chat, non ci si può fare niente, va bene così, dai. Poi un turno, che se ne fotte, su, su. Stanno giocando a Medieval Total War. Oh mio Dio, stanno memando perché a me hanno ucciso esattamente per quel motivo. Ecco. E andiamolo, e andiamolo. Comunque, 100 Alessio, super killer. No, terribile. Come un'ombra. Terribile. Io chiedo scusa a Sofia. È stato l'abbiamo distrutta, porella. No, ma è stato un po' un turno così, proprio degli della morte facile, mi sembra di capire. Io non volevo, mi hanno obbligato, non volevo. È un po' medievale. Smettiamo di fare i voti un po' medievali. Siamo delle me. Cheat quello che. Cioè, uno ha detto. Enka ha detto ma. Secondo me è sospetto. Andrea, lo voto. Ma come cazzo è possibile? Enka, hai detto ma per un, cioè, per un report. Nel senso, boh, mi sembrava un po' strano. Era tipo, ah, non ne so niente. Bro, ma. Ma. Mi puzzavi. Guarda, sono contento che nessuno di noi occupa occupa posti nello Stato o cariche di... Esatto, perché se questo è, la cura col quale viene fatto un voto... Beh, anche assessore comunale di... No, io sono avvocato. Pinerolo. Attenzione. Oh, la mia cicatrice si sta staccando. Posso mangiarla? No. Ok, io starto così muto e non devo sentire. Va bene così. Oh mio Dio, c'è un nuovo subscribe. È un crewmate, va bene. Ma sì, va bene trollarla, raga, dopo ore che giochi, chi se ne fotte. Cioè, se le giocassero tutte così, non giocherei più, ma ci sta, dai. Che cazzo se ne frega. Infatti, mi sono votato da solo. Dobbiamo trollare, trolliamo. Attenzione, la foglia. Piccola crisi di ossigeno della quale noi non ce ne frega un cazzo. Andiamo a fare questo. Questo non ho ancora capito se io posso tirare il mouse tutto il tempo. No. Sto cercando di ottimizzare il tempo, ma mi sa che devo cliccare 4 volte. Ok. Andrea va nella direzione opposta, ma lo fa sempre. No, sempre, ma Gigino, sempre Luis, ma poverino. Stavo andando al coso dell'ossigeno in admin. C'era Rocco, mi sembra, che allora, stava seguendo me. Io sicuramente io ero con Hank, quindi e ho trovato il corpo di Gigino in admin, però non c'era nessuno. Cioè, non so se tu, Rocco, hai visto qualcuno uscire, ma io ho visto te uscire e poi rientrare. L'unica cosa, dietro di me c'era GG Maddox. Hai visto me uscire, ma se stavo venendo dal reattore io. Io confermo la versione di Joker, ma questo ovviamente non lo scagiona perché sono due gli impostori. Uno Centos dice che ha incontrato soltanto Joker e io schippo. Uno Centos ha incontrato... Sì, è in corridoio. Io schippo. Sono quasi sicuro che Rocco non lo è, comunque potevo uccidermi e non l'ha fatto. Ok, tutti hanno skippato. Questo è quello che mi piace. Sì, ho un dottorato in informatica. Anzi, in computer science. Oh mio Dio, c'è un nuovo subscribe. Che succede qua? C'è un piccolo assembramento? Mascherini? Mascherine? Oh la Madonna di Dio.
facciamo la nostra cosa qua. Ma che tu fai? Ma non scherzare neanche. Bad read, va bene, lo accetto. Lo accetto. Lo accetto. Ok. Bad read credo che sia una percentuale su una lettura corretta, mentre too fast e too slow sono proprio che le hai tirate sbagliate. Quindi lo posso accettare. Allora, non ho il tasto di shield. Cosa c'ho qua da fare? Communication. Communication breakdown. Oh no 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 no. Ok, qua c'è pubblico. Possiamo fare il nostro task tranquilli. Posso aiutarti a mandare le mail? Sì. Ok, mi piace che ci guardiamo. È importante. È solo così che si vince. Mr. Beast mi sta un po' al culo. Sono solo sospetti. È arrivato 200 su un po' dopo. Chi c'è qua? 100. Minchia, poi non puoi chiamarti con gli stessi nickname. Dai, cazzo. Chiamatevi Gino e Marco, no? Quindi io faccio fatica. Sono vecchio, vecchio, vecchio. Beh, torniamo in communication. Facciamo il nostro task. Ho aperto Chrome. Come faccio a cercare? Che cosa vuoi cercare? What? Hai aperto internet, quindi. Lo programmeresti un gioco che ho in mente da tempo? Gratis, però. No. Anzi, assolutamente no. Però farò delle lezioni di programmazione qui in live, quindi se volete lasciare la campanellina... C'è un cadavere qua. Ma dove? Allora, cadavere trovato tristemente alla destra della caffetteria, nella weapon room... Non ho praticamente alcuna informazione. Ah, io avevo 100 se Mr. Beast ha l'ossigeno che entrambi non facevano la tasca. Io ero attaccato alle chiappe all'ultimo a Omi e proprio zero. Io quando stavo all'ossigeno ho fatto il tastierino e poi sono andato nella sala di comandi a fare quella là dell'astronave zigzag. Esatto, uguale. Io dopo sono andato al reattore a fare quello che ti fa la sequenza dei suoni sul tastierino senza... Guarda che Omi, il tastierino lo possono fare pure più persone contemporaneamente. Sì, vero. Non è che lo stavate facendo, non lo stavate proprio facendo al tastierino. Ma come no? Ma io stavo mettendo i numeri. Secondo me qualcuno dei Centos. Mr. Beast è uno Centos, perché uno Centos dal reattore era troppo lontano, era da tutta altra parte l'ossigeno. Sì, ma da mo che ci siamo incontrati al tastierino, quello lì all'ossigeno, è passato il tempo, poi dopo sei andato verso la zona centrale, l'area centrale tu, e c'era anche qualcun altro dietro di noi, non mi ricordo chi. Ma dove sei stato trovato il corpo? Nella weapon room. Boh, a me mi incuriosisce 200, non lo so perché. Mr. Beast puzza già da prima, eh? Vabbè, che vi devo dire, raga? Anche a me. Boh, Mr. Beast non l'ho sentito intervenire, o forse non ho riconosciuto la voce. Ma sto parlando da 10 minuti. Fra, allora non t'ho sentito. Hank non sta dicendo nulla, però. Non ho nulla da dire. Hank, tu hai fatto il task della benzina, giusto? Sì. Della tanica. Boh, io skippo, raga. Io skippo. Perché dovrei parlare? Oh, algoritmo, già ti ho visto scrivere da Omi. Bada bene che ti banno, eh. Ti piace? Non sono preso male così. Sono preso male, sto ragionando, ragazzi. E purtroppo il problema qual è? È che se non si guardano le cose giuste, non si ha niente da dire nei meeting, capito? Quindi, ho visto questo camminare così, non è una prova, non è niente, non sappiamo, non c'è nessuno di certo di pulito, è molto difficile così vincere, che gli impostori li fanno fuori. Il linguaggio sarà in JavaScript, perché non importa il linguaggio, è proprio un corso base di programmazione, giusto per così avere... Oh. Avere un po'... Ah, gli shield qualcuno li ha fatti, ma non capisco. Lampeggiano una volta che li ha fatti uno, come faccio a capire se fanno altri? Forse è one shot solo. In futuro mi aiuteresti a fare un setup da stream? Ma se può fare una stream parlandone, why not? Comunque siamo messi bene di tasche, ragazzi, quindi a me ne mancano ancora due. C'ho il benzene del cazzo qua.
Sì. La chiamo io. Che succede? Uno Centos mi ha inseguito, si è fermato a far finta di fare una task, è rimasto non di fermo. Ho assolutamente fatto finta, c'era quella che dovevo girare il perno per far passare il tiro. Sì, sì, scusa, va. È fatto finta perché la barra dei task non è aumentata. Che task hai fatto? Uno Centos, che task hai fatto, uno Centos? Quella in alto a sinistra, sopra il reattore, per farti capire, dove ci sta quel perno che devi girare per far passare l'elettricità da una parte all'altra. L'ho fatta nel momento esatto in cui lui ha chiamato l'emergenza. Okay, quella dove devi muovere uno slider? No, cioè come, tipo girare quella una dopo. Chiave. Quella devi dopo, girare una poi. Chiave. Che se ci stanno due circuiti, uno a sinistra e uno a destra. Tu devi farci ho capito, al centro. Ma quella è in elettrico, non è in reattore? Sopra il reattore. Nella stanza sopra, diciamo, sulla mappa, in alto io a sinistra. Io ti ho visto fare quello in elettrico. Sì, ma il reattore si trova a sinistra dell'elettrico. Mi sa che trasto bravo. Ed eri anche con Mr. Beast, tra l'altro. Io rimango sempre del mio voto con 200. Sì. Allora, non è una prova sicura, ma hai dato molte informazioni inerenti in merito ai task, e comunque quello è un task che attiva la barra, quindi mi fido di Rocco. Ragazzi, avete un morto sulla coscienza. Se non è uno, è Rocco, a questo punto. Rocco, sei uno sciocchino. Un hai ucciso un innocente. Dopo. Grazie per i follow, raga. Prendiamo Mr. Beast dopo. Ma che c'entro io? La mia anima vi... È uno c'entro per sempre. Non posso dire di finire la task perché è metagaming. Devono accorgersene da soli. Ok, Rocco Braz mi sa che... Però mi sembrava fosse onesto. Potrebbe aver lentata. Non avrebbe senso per lui, ma ok. Vabbè, finiamo la nostra benziarilla. Ah, me l'ha lasciata proprio dove l'avevo lasciata io. Rocco l'ha trollata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... dai, manca veramente poco agli task. Quindi stiamo. Allora, stiamo in webcam. Che potremmo incontrare qualcuno. Dai, si può fare di task questa. Ripperoni. Siamo stati tutto il tempo insieme. Confermo. Omi? A me un baby bye non me la racconta giusta perché è venuto per ultimo. Ma io stavo facendo le tasche. Che poco, perché sempre io? È 200, vi fidate una volta di Joker? Stavi facendo le foglie, il Joker. Ma lo vedi? È perché i fili? Joker stavi facendo i fili? Ma quali... No, sai quello che ho fatto? Quella lì dell'alzare la levetta per mandare l'energia. Che cacchio era quella cosa là? Quella. No, raga, io non vorrei accusare a caso, ma Joker mi ha sempre accusato a caso. Beh, cioè, sì, certo, ma parli il culo. Non so per quale motivo. Vorrei allora, ragazzi, io stavo con Rocco Braz, Mr. Beast e Bank. Sono. È 200. Non sono io. No. Però... Io non mi fido più, ora che voi due vi state accusando Joker 200, io non mi fido più di Rocco Brass e Mr. Beast. Perché girano troppo in coppiettina, quando noi abbiamo paura di loro girano in coppiettina. Allora Mr. Beast e 200, io sto facendo quella lì, la tasca quella lì dell'energia, come si chiama? Ok, votiamo Mr. Beast, votiamo tutti Mr. Beast. Ma che... di ragionamento è? Aspettate, skippate che finiamo i task. No, diciamo... che skippate, ecco l'altro, no, Cobras. Beh, 200, svolta Mr. Non Beast. No, 200. Mi spiace. È Mr. Beast? Skip, ma che cazzo di ragionamento è? Vinciamo con i task. Adesso è tosta, ciao, andato. No, non è tosta, se non è lui avete perso. Ma... Ok. Non aveva senso votare Mr. Beast, ma ovviamente col 2 più 2 la zecchia anche, non è che, cioè, se le probabilità non sono del tutte negative. Allora, andiamo a finire sta cazzo di Benz, dai.
Lo so, è metagame, non dovrebbe dirlo. Ma certo, perché finire i task non è una cosa reale del gioco. Cioè, nel senso, tu la barra ce l'hai, ma... Un sospetto che non sappiamo. A gioco glielo scrivo in chat. Ragazzi, le chat non si possono controllare, quindi sti cazzi. Oh, si può andare anche... Si può andare nello spazio! Luis? Vieni dai reattori. Sì. Non sapevo che si potesse andare qui, tu lo sai. Oh! Bello! Bello. Hai visto anche Metto? Hai visto Metto? Sì, sì. Qualcuno mutato. Dai, ogni tanto poi ci faccio dei giri. Eh sì, da morto vengo qua. Ma sono vivi? Cioè, c'è qualcuno dei vivi che ci sente? No, non diciamo niente del gioco. Possiamo solo dire pisellino, così. Pisellino, patatina. Così, così. Anche comunque sei stato infame subito. Pro tips by Luis. Oh! Cosa? È 200. Per forza! Raga, io... Gioca, non puoi parlare! È vero, sono io, mi mancavano 3 secondi per vincere. Aspettavo solo che non riuscisse a trovare il corpo. Poi potevo ucciderti Rocco Brass davanti agli occhi. Posso dire una cosa, Bufentos? Sì, ho fatto una cazzata, non avevo capito quanti skippassero. Bastava che skippavi, eravamo 2 contro 3, avevamo vinto. Pensavo non skippassero in 2. Non avevo capito chi schippava. Un task per vincere. Noi fantasmini abbiamo... ragazzi, era 200 per forza, perché Rocco stava all'altro lato e 200 ha ucciso il Joker lì. Comunque sì, Rocco, sì, tiri delle conclusioni un po' affrettate, Sempre con me, Omi, Mr. Beast beccato al subito, subito. Io voglio sapere, Joker, cosa cavolo ti diceva di votare me. La chat. Ok. Oh, sì, non si legge la chat, attenzione. Ma giocheri, ma cos'erano tutti quegli ululati durante il game? Qualcuno ha buttato una bomba? E voleva entrare anche Leonardo, vabbè, però... Ragazzi, ma quella lì della carta come cazzo si fa a fare? Devi swipeare fuori la carta dal portafoglio e swipe lentamente. Né troppo lentamente né troppo velocemente. Ah, ok. Se ti dice bad read, rifallo uguale. Devi essere leggiadro. Delicato. Allora, Joker, una cosa, non puoi leggere la chat, però. No, ok, va bene. Ok. C'è questo gentleman agreement che non si leggono le chat. Chi è PGCiccioG? Chi è? Non siamo noi. Chi è che ha scammato il cod? Chi è che manca, scusatemi? C'è Luis, c'è Sofia. C'è Sofia. Vieni, c'è il buco. Comunque Luis, bellissimo quella zona lì, veramente top, non sapevo. Quando muoio vado lì, dato che muoio sempre vado lì a guardare le stelle. Ti raggiungerò presto, temo. Bannate Nabiator, per favore. Sì, sono shadow bannato. Vada, signore. Eccola. Oh. È lei o non è lei? Sono io. Ok, let's go. Naturalmente io, ragazzi, vi leggo perché vedo che nessuno sta dicendo cose. Se becco uno che dice cose, devo mettere le mods only. Ma almeno così chiacchieriamo, quindi per favore non dite niente. Poi non mi... Che cazzo di divertimento è? Cioè... Non ha senso. Minchia, di nuovo intato. La devo smettere di parlare con la chat mentre inizia il game. Vediamo qua. Oh. Ok. Chi cazzo è tra Rocco Brass e 100, spero? Ah, è Rocco Brass. Ok. Rocco un buono. Vediamo se lo fa qualcun altro. No. Reactor.
Vabbè, abbiamo scoperto che Rocco è un buono. Vedete, questa qui è un'informazione preziosa che si deve acquisire subito. Fondamentale, fondamentale. All'inizio andavo in Mad Bay, ma poi in Mad Bay ho trovato che è un po' più raro. Allora, io vorrei andare in Mad Bay, però mi seguirà 200? Vieni, sto andando giù. Oh, 100, guardami, guardami. Dai, cazzo! Oh, mi ha visto qualcuno. Questo mi assassina. Sofia? Sofia, vuoi uccidermi? Sofia? Ciao, ciao. Ciao, siamo amici? Lo fai anche tu? Mamma mia, minchia, mi metto anch'io. Brava, brava. Oh, è morto uno. Non si canta più. Allora, parlo io, poi dite quello che volete. Omi e Dank hanno visto che sono buono e io ho visto che Gigino è buono perché ha buttato la spazzatura nello spazio. Sono arrivato, ho trovato il cadavere di Mr. Beast e dietro di me c'era Gigino e JJ Maddox. Prego. Ok, io devo anche aggiungere che Sofia è buona, mi ha visto fare lo scan e anche lei ha visto me fare lo scan, quindi... Anch'io ho visto quando tu andavi a fare lo scan. Quindi... Esatto. Io confermo... dietro a Gigino per mettere il codice. Quindi io confermo anche che Sofia è... è dei nostri perché ha fatto il reattore com'è. Quindi abbiamo detto Rocco, Gigino, Sofia, io. E chi altro hai detto, Rocco, che hai visto fare? No, basta, basta. Ho visto io che anche io stavo facendo, stavo facendo quella delle percette da mettere precise. Sei sicuro? Io l'unica cosa che vi dico su Rocco è che non ho visto il cadavere, ma ho visto che potevo, ecco, reportare. Ma Rocco l'ha fatto un secondo prima di me, ma era già lì da un pochino. Non so se è perché stava facendo la task dell'ossigeno o perché l'ha ucciso lui, ma non lo so. Io sono arrivato con Gigino, se Gigino conferma. Vero. Allora non era Rocco. Skippiamo. Skippiamo, ma comunque abbiamo belle informazioni sui buoni. Secondo me non ha detto niente. Qualcuno ha visto Omi? All'inizio. Io ho visto Omi... all'inizio, dove si distruggono i meteoriti, l'ho visto. Io. Sì, anch'io, ma... cioè, troppo tempo fa. 100, sì. Omi, tengo d'occhio. Allora, qui è stato un po' morente. Credo che avremmo potuto tentare, probabilisticamente, di buttarne fuori uno, perché se siamo... 4, ma non ci voglio fare i conti, dai, cazzo se ne frega. Comunque, l'importante adesso è stare con persone belle, che sono Gigino, Rocco Braz... non me li ricordo già più. Io e... cazzo. 100? Non me li ricordo più. Vabbè. Perché loro adesso sono comunque due, quindi se fanno le kill come vanno fatte, potrebbero... senti. Bravo. Scammiato, non mi fido. Rocco, sì. Ah, Sofia, Sofia, scusate, sì. 53050. Ok. E boh, quindi insomma, se io sto in compagnia di loro non dovrebbe succedere niente, mi dovrebbe succedere niente di male. Ma se non sono in loro compagnia, tipo con questo qua che è molto ricercato e molto sospettato, viene qui. Dai, lasciami stare. No, non riesco a farlo perfetto questo. Fumo troppo. Ho letto un messaggio che dice: non dite cosa ha detto Omi, quindi non guardo la chat per un po'. Fatela scorrere, spammate delle emote per favore. Cioè, mi rovinate il gioco a me, non è che... guardano qua, davanti a tutti. Dai. Chi l'ha chiamato? Io, Sofia. Okay. 200 su uccidere Hank. Mi fido al 100% di Sofia perché tutte le tasche dell'ossigeno e del reattore le abbiamo fatte assieme. Non per quello, ma perché io ho garantito per lei e io sono buono. Ho fatto lo scanner. E anch'io stavo per dire che 200 mi sembrava strano come corresse da tutte le parti. Mi fido. Sì. Ah, e Omi è stato anche ucciso pure lui. Ah, io strage. Mi fido perché ho visto 200 e Sofia che erano insieme, poi 200 è partito prima di Sofia, Sofia l'ha seguito, poi ci si può stare dalle telecamere io che c'erano. Allora, ho visto la Sofia, state uccidendo buono.
100, tu hai qualcosa da dire? Io l'ultima persona che ho visto era Sofia nella sala centrale, quando avevo trovato il cadavere e arrivavo dall'infermeria. Le mie ultime parole? Solo il cuore. Altrimenti emergency report. Questa morte è sponsorizzata da Rage Shadow Legends. Almeno mi ha fatto da sì, so. Omipog. E grazie per un po' di pulizia della chat, dottor Mr. Bean. Dunque, a questo punto loro basterebbe che chiamino i meeting e buttano via gli altri due e la partita è vinta. Però ci sta a cercare così di giocarla. Il problema è che se iniziano ad ammazzare Gigino e poi Sofia e poi Rocco Braz, quello su cazzo in culo, cari amici. Comunque qui loro hanno la... Ecco, bravi. Gigino? Avevo... per esclusione, secondo me possiamo decretare gli innocenti, ci possiamo garantire a vicenda e capire già ora chi è il cattivo. Forse sì. Io sono sicuro che Sofia non è, credo che Sofia può confermare su di... Ok, Rocco. Io stavo nella sala dei quadri elettrici adesso con Rocco, mi sembra, e Sofia. A te Gigino non t'ho visto, sono sincero. Io non ero. Io ho visto poche volte Luis. Sì. Cioè io bene o male in gruppo con gli altri ci sono stato, l'ho visto e non mi hanno mai fatto niente di male. Anzi, adesso ho visto pure che uno cento. Tu stai zitto. Uno cento se sta parlando adesso. Ok. O facciamo fuori prima uno cento o poi dopo GG Maddox, uno dei due. Cioè alla fine. GG Maddox. Perché poi? Rocco, se prima non mi puzzavi adesso puzzi tantissimo. Beh, comunque subito acqua punta al dito. Hai appena detto che mi vuoi buttare fuori. A parte che ha appena detto che vuole eliminare due persone così a caso. Voi due siete gli unici non confermati per quello. Gli unici? No, Sofia ha confermato. Sì, esatto. Sofia ha confermato, Gigino ha confermato. No, ha confermato per me, Rocco. Confermato cosa? Come posto, io? Omi e Dank mi hanno visto. Non mi sta rompendo. Rocco, tu? A me me ne mancano due. Io ho confermato per gli spari dell'altro. Voto uno centos. Non è uno centos... No. Io ho paura. Devo metterti la... Vabbè. Io la piangere, mamma! Mamma, perché? Mamma! Ho intanto? Giochi strategici? Questo. No, non so, potrei portare qualcosa nel futuro, ma... Ma Luis, è che si lasciano convincere dagli altri. Cioè, devi avere una linea, boom, tirarla dritta. Anche da impostore. Ecco, n'hanno... Io ho trovato un cadavere. E dietro di me c'era JJ. È uno centos, ragazzi, l'ho visto sopra arrivato. Il cadavere di cosa? Di Rocco. Ma l'ho chiamata io il cadavere. No, l'ho chiamato io, guarda per bene, ero mutato, è per questo che ha parlato prima di me. Sofia, sai perfettamente che non sono io. Allora, io l'ultima volta che ho visto Quaz è stato con uno centos. Mi sono allontanato un attimo e poi... Io stavo seguendo Luis perché pensavo fosse Luis e Luis credo stesse scappando da me perché pensavo fossi io. Ma stai scherzando? Io sono arrivato sul corridoio davanti all'infermeria, ho chiamato il cadavere e dietro di te sei subito arrivato tu. Io voto già uno centos, ve lo assicuro, fidatevi. Sofì, io stavo guardando le telecamere e ho visto uno centos tagliare la testa. Ah, ok, allora perfetto, perché era davanti alla medicina, l'hai visto. Perfetto. Porca troia, Dio! Madonna, l'avevate quasi intata! Che ansia.
Io ho visto 200 entrare in un tombino, ma non sono voluto stare zitto, però lui mi ha sgamato. No, ti ho ucciso subito. Ma io ho visto il corpo, facevo report, ma mi hai fottuto perché il gioco ha dei dati di merda. Ah, io direi veramente l'ultima, ragazzi, se vi va. Poi dai, basta. veramente l'ultimissima. Vai. Dei tossici, veramente. Però sto gioco è una droga, oh. Bello, perché ogni volta speri di essere l'assassino e non lo sei mai. Esatto, è quella la droga vera. Però Luis è rimasto fino alla fine. Io ti ho aspettato ai razzi, ma non c'eri. Partita kill rapide, classica. Adesso 200, sarebbe il top 200. Se siamo io e Omi. Mai dire mai. Oggi è così. Ho fatto solo un impostore, ma è andata bene. Comunque 100 si ammazza bene. O 200, uno dei due, non li so distinguere. Allora, ragazzi, vi ricordo sempre, come crew members, prima cosa andare in questa stanzetta qui. Vedete, guardate qua, 200 clean. Gigi non l'ha visto. È proprio facile. Questo dobbiamo fare questa tasca qua. Potrebbe aver chiamato un reactor meltdown. Non c'è bisogno di bravissimi, benissimi. Allora, Boom baby non so. G2 Hank, sì. Puliamo le fogliette. Come si capisce che la quest dei razzi è attiva? I razzi si muovono. Fanno shpu shpu shpu. 100. Ecco, ma questa è però un'intata, perché io adesso non so. Non si capisce, perché adesso continuano a lampeggiare questi. Gigino. Questo fa finta? No. Ma non l'ho visto prima i razzi, questo. Non è lui. Minchia, mi confondono troppo, cazzo. Allora, ragazzi, ho trovato il corpo di Madax mentre era partita l'emergenza accanto al tasto dove si fanno le emergenze. Io stavo salendo con te all'emergenza. E qualcuno mi ha pure visto fare gli asteroidi. Tu sei, scusami? Io l'ho visto. 200. Guarda, io stavo sempre vicino a. Stavo vicino a Gigino e stavo facendo le insieme a lui. Quindi io. Allora, i 100 sono clean. Ho visto fare uno le foglie e l'altro i razzi. Quindi siamo ben contenti. Rocco, a me. Boom baby, io ero con 200, se non sbaglio. Sì, io sono 99% sicuro che Scammiatol è clean, a meno che non si sia fatto un giro della Madonna e poi l'ha riportato. Rocco ha fatto gli scudi e ho visto fargli gli scudi, quindi è pulito Rocco. Confermo che mi ha vinto. Io Sofia non l'ho vista per niente, io stavo con Gigino. Stavo facendo. Scusatemi, chi è che comunque è venuto all'emergenza con noi? Io no. Io sono entrato nella stanza e hai riportato il corpo. All'emergenza era io Sofia... Ho riportato il corpo, ragazzi. Sofia, io e Omi. Però all'emergenza. Io ero con Hank. Quindi non ho visto il corpo. Anche io non l'avevo visto da giù comunque. Comunque è già vivente, perché 100, 200 se Rocco Brazzo sono sicuramente buoni. Io mi autoproclamo buono perché sto facendo tutto questo lavoro qui e... No, io stavo facendo insieme a Gigino. Stavo là sotto. Ma dove? Ma io non mi ricordo di te, Boom Baby. No, ma non stavamo vicini. Io no. Mi ho pure visto che stavo facendo la cosa. Mi puzza. Tra le foglie. Io stavo andando all'emergenza con Mr. Beast e davanti a me c'era Omi che ha reportato. Lui io non ho visto per niente Sofia. Tipo. Chi è ma votato? Chi è che ha votato Boom Baby? Ma mi puzzava. Ma perché? Troppo poco chiaro nelle. Vabbè. No, la chat non è piena di snitch. Siete super chill, siete pochi, siete 150. Comunque, la prima volta che becco uno che snitcha qualcosa, metto le mods only, ragazzi. Però mi spiacerebbe perché mi piace chiacchierare con voi qua in queste fasi qui. Vi dico le mie riflessioni. Porco Dio, mi scliccato. Oh, difficilissimo questo. Tutto. Tu.
Se lo ripetete musicalmente, i suoni vi aiutano a stabilire la posizione. Ah, ovviamente banno chi sniccia. Madonna mia. Mr. Beast, cosa vuoi fare qua? Io sono in compagnia del mio amico 200. Oh, non mi lasciare solo, coglione. Stai con me, 200, sei pazzo. Sei uno squilibrato. Guarda Mr. Beast. Io c'avevo pure un task lì da fare, amico mio, ma tu te ne vai. Dammi tempo. Pazzo squilibrato. Un pazzo squilibrato. Chi è che fai qua? Chi è che fai colpi? Ah no, iniziano. Minchia, pure questi. Ma allora mi sa che lo puoi usare solo per una persona. Ok, questo cambia un po' come funziona. Minchia, allora puoi fare delle play incredibili, perché tu ti metti qua e dici, ah guarda, sto facendo questi. Guarda, guarda, guarda. Vedi? Tac. Così. Io in teoria avrei potuto fakearla con Rocco Bratz, capito? Vediamo se dopo ci casca. Vediamo se cioè ci casca, è un mio alleato, ma vabbè. Swipe al primo colpo. Swipe. Possiamo avere un credit card lì, quello lì. I missili, vedi se li fa un fantasma. Uguale alla spezzatura. Ah, ok. Sì, però quelli lì continuano a lampeggiare. Certo, Zadeia, volentieri. Quelli continuano a lampeggiare, quindi non so bene come funziona. Rocco. Oh. Hello. Oh, stessa identica storia di prima, ragazzi. Non so che dirvi. L'unica cosa, ho visto Sofia scendere dall'altro e gli altri erano con Mr. Beast e gli altri erano con me. Esatto, solo che... Allora, io stavo... Aspetta, aspetta, Rocco Brass continua a seguirmi. Rocco Braz è buono, gli ho visto fare il task. E tra l'altro lui ha visto fare meglio i shield. Io ero con Joker. Joker è salito con me. Esatto, io... Confermi, Rocco, che ho fatto gli shield? Fatemi scagionare me stesso e dire una cosa su Omi. Omi, ti ho seguito all'inizio per tanto tempo, ti sei fermato a fare una task, quella lì dove c'è il coso di comando. E okay, però sei rimasto di tanto a fare la task, ma non è aumentata la barra. Questa è la task delle upload. Guarda, io c'ho un sospetto su Sofia che sta a parlare pure troppo, secondo me, su questi turni. E poi non lo so, stanno sempre insieme. Allora, se sto zitta, io non vedo per niente Omi, non ho visto per niente. Sospetto, se parlo sono sospetto. Allora cosa devo fare? Vedi, stai parlando troppo per adesso, secondo me. Non lo so. Non mi convince per niente. Prima Sofia è stata immolata dal silenzio. No, ma per me adesso sta cercando troppo di difendersi in qualche modo. Ma no, perché... secondo me... Oh, io adesso sto giocherò all'inizio. Vicino, 200 e Coenk, io ci stavo facendo... Sì, ma quando ho trovato il primo corpo io, tu non c'eri, non eri perennemente lì all'emergenza. Io posso ribaltartela così. All'inizio, la prima emergenza. Non è che tu, non è che a sto punto stai troppo, stai difendendo la tua compagna? Io skippo, però per me Sofia non lo so, mi gustate troppo di morte a vostra. Sofia. Rocco. Rocco. Non ho capito un cazzo, ma non importa, guardate i task, raga, siamo belli che a posto. E... più che altro Joker, prima ce l'ha con Omi, poi con Sofia. Oh, non voglio pensare che a caso, quindi non so da dove tira fuori le sue deduzioni. Temo di sapere da dove, quindi adesso come faccio a essere sincero nel mio pensare? Ignoro tutto quello che dice lui. Ok. E... boh. A me Andrea un po' puzza perché ha trovato due volte i cadaveri. Parla poco rispetto al solito. Non ha detto nessun 2 più 2. Sofia è imperscrutabile per quanto mi riguarda. E tutti gli altri non so niente. Quindi boh. Ma comunque, ripeto, guardate i task. Dovremmo vincerle di task senza troppi problemi. Adesso mi piazzo. Grazie, caccia per il chat clean. Ecco, allora, so che fra di voi ci sono dei buoni. Ok, se vedete un messaggio, potete essere come dei moderatori. Se vedete un messaggio,
cazzo, ci sono chiusi dentro. Se vedete un messaggio di spoilers, spammate chat cleaning, così io vedo a colpo d'occhio che c'è chat cleaning e non leggo finché c'è. Oh, ai ai. E niente, allora, ho trovato il cadavere di Mr. Beast, siamo rimasti bloccati 200, che sapevo già essere buono, ma esatto, c'era anche Gigino dietro, quindi io includo esatto. Gigino nei buoni. Questo fa sì che tra i due impostori sono tra Boom Baby, Sofia e Scammiatol. Allora, guarda, io stavo facendo la scamola lì del devo bloccare per riempire la barretta di energia. Non so come cazzo si chiama. Ma dove ti trovavi? Io ho seguito Boom Baby per un po' e ho visto che non faceva niente, non mi uccideva. Io stavo sempre con Gigino. Ok. E quindi Boom Baby sono abbastanza... Non ho visto per nulla Sofia non la vedo proprio. Ero nella stanza dell'elettricità con te. Sofia, Rocco Brass e Omi, come vi difendete? No, Rocco Brass e Clean. Io stavo, ragazzi, nella task in alto a destra. A sinistra, scusatemi. Perfetto. Quindi ero da solo. Ok. Proprio dove c'era il cadavere, quindi. Prima. E poi quando siamo passati di corsa, io non ti ho mica visto in alto a sinistra. Io stavo fisso con Gigino e vi posso assicurare che non so nessuno, però io non so. Ma Gigino io non l'ho mai visto. Gigino, quanto sì. Sei sicuro? Come Gigino? Per favore. Con noi. Ma avrebbe potuto bloccare lui la porta perché magari sapeva che no, perché là. Io l'ho visto già da prima, arrivava proprio con noi, ok? Quindi comunque io ho finito le task, Hank, se giriamo assieme potenzialmente non puoi dirmelo, è metagaming. No, ma scusate, oh. Hank e chi era con noi? Io te 200. Ecco, Hank e 200, quando siamo andati verso il cadavere, Omi l'avete visto in alto a sinistra dove no. Dice che era? Io voto Omi. Che male, porco Giuda, che cazzo mi sono fatto? Così non va bene però, perché quelli sono due. Se fanno partire le lame siamo fottuti. Cazzo. Allora, io mi fido di Gigino, 200 e... Gigino 200, se... Ah, Boom Baby non mi fido. Ok, Gigino, stiamo insieme. Ok. Sofia e Scamiatol sono altamente sospettati. Oh, abbiamo quasi finito task. Siamo tutti qua. Quindi non c'è ben poco da fare. Viene chiamato qua la luce. Report. Merda. Che cazzo è morto, scusate? Gigino. Ah, Gigino. Merda. Minchia, non ce l'ho la foto. Sono andate via le luci e hanno ucciso al buio di fianco a me. Ma era nel nostro gruppo. Ma il nostro gruppo includeva tutti. Quindi. Infatti, tranne Joker che era in basso a destra. Ma io stavo facendo le. Senti, ma perché c'è sempre con me? Joker era in basso. Quante tasche hai, scusami? No, lo posso chiedere? No, vabbè. Non penso. Aspetta un momento. Chi ha visto Joker in basso a destra? Io, era l'elettricità. Io cioè, chi? Era 200, sei, io giusto? 200, sì. E stavo okay. Andando. Dove eravamo tutti noi, però è andato poi all'elettricità. Subito. Appena si sono aperte le porte? Sì. Ok, allora sono Andrea e Sofia. Scegliamone uno da votare e votiamo quello per primo. Io dico Sofia. Andrea sono un po' dubbioso, però Sofia non... Ragazzi, io ero dubbioso di... Io non ho mai visto Luis in game, ero dubbioso su lui, però è morto. Allora, votiamo Sofia e poi... Io non ho visto Hank, ero nel gruppone. Io voto Sofia. Votiamo Sofia. Io voto Sofia. Va bene, Sofia e poi Omi. Che era già sospettoso dall'inizio. E poi finiamo le task. Ciao Sofia. Non si dice, eppure quello è... Metagame. Ok. A posto così, quindi in teoria adesso possiamo chiamare il meeting e tirare fuori Andrea. Potrebbe essere Boom Baby Bye, abbiamo avuto un buco di culo. Qua con un ragionamento metagame si può anche dire che probabilmente è a lui che mancano le task. Quindi non so se chiamare il meeting. Io me ne starei bello che tranquillo qua comunque. Once again comunque carriata.
Sono stato influenzato? No, 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 no. L'informazione di Boom Baby a destra, il cadavere era troppo indietro, ok? Quindi non poteva fare... Raga. Raga, sì. Io ho letteralmente visto. Sto Joker. Andando a portare Joker. Sì, io? Joker. Sì. Sì, 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 ti ho visto. E poi mi si sono chiuse le porte. Ma io mi sono messo bloccato, stavo andando a 200, stavo... Sì, infatti, però erano solo le porte chiuse sopra e sotto. E c'eri solo te nella stanza con Rocco. Con Rocco? Ok, trovato morto, allora è lui. Rocco, no? Ah, ragazzi, io stavo andando a fare l'ultima scampo. Io avevo le porte bloccate e l'ultima persona che ho visto era Joker. What? Eh sì, certo, bello prenderti il culo. Ma io di Andrea non mi fido per niente, 200, no, mi fido solo di te qua dentro. Guarda, ragazzi, vi giuro, non sono io, sto facendo l'ultima scam, stanno andando a fare, mi sono chiuse le porte e stavo davanti a 200. Mi fido solo di te, 200, dimmi cosa votare, io lo voto. Io vodo Omi, perché secondo me sta prendendo troppo il culo e ha chiamato due volte a buffa a sto punto. Fermi, se non è Omi, è ovviamente Joker. Se non è Omi, mi vado da me dopo, dopo mi vado da me. Ma tu cosa hai visto? Joker dall'inizio ha puntato il dito contro Sofia. Subito, 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 subito. Quindi adesso subito, non l'ho mai vista. Io sono stato sempre. Ma aspetta un secondo, aspetta un secondo. 200. Fermo. Noi fino a questo. Noi votiamo Omi perché Joker dal primo turno ha detto Sofia la buttiamo fuori subito, sempre. Quindi, perché io non l'ho mai vista Sofia, ho visto infatti, il proprio Gigino con Rocco e tutti gli altri. Omi, diciamo comunque. Ma scusami, 200, tu mi hai detto che hai visto. Ah, vabbè, so, se mi dici perché... Omi, voto Omi. Però non ha senso con quello che hai detto prima. Comunque io tu sei buono. Io voto Omi. Sofia non l'ho mai vista. Io adesso stavo bloccato davanti a 200. Sono gatto, madre. Omi a telefono. Oh. E che cazzo. Giustizia è stata fatta. Delle bestie. Oh, subito so a me, che... poi. Oh, ma io ti stavo difendendo, Joker. Ma difendendo, io stavo bloccato davanti a 200. Se poi mi dicevo no, perché Joker le porte. Ma che cazzo c'entro io? Avevo le porte chiuse. Ma poi mi è venuto in mente, hai detto che tu dall'inizio incolpavi Sofia, quindi non potevi essere tu. Infatti, grande 200. Perché ma non è il fatto dall'inizio, perché io Joker. Sono stato in mezzo a tutti quanti, sia Gigino e gli altri. Ma Sofia non l'ho mai vista. Ma se vuol dire zero. Ma tu come facevi a sapere che era Sofia? Scusami. Eh? Esatto. No, io ho buttato a caso, che ho detto per me Sofia, perché io non l'ho mai vista. Quando stavo sempre con Gigino e 200, sì, stavo sempre con voi. O quando facevo le... Sofia che hai parlato tantissimo in questo round. Sofia si ha parlato un boato. Cioè, stato i primi due round non ha detto niente, poi ha cominciato a parlare a rotta di collo. Ma cioè, non lo so, sì. Però la tua giustificazione era comunque sensata. Noi ti accusiamo comunque a prescindere. Sospetta. Io voto Joker. Sei sospetta a prescindere, Sofia. È assurdo, cioè se parlo parlo troppo e quindi sono sospetta. Se non parlo sono sospetta perché non parlo. Allora niente, non c'è una via di mezzo. La Sofia a piedi. Ragazzi, se la chat ce l'ho di qua, io lo schermo ce l'ho di qua. Che cazzo stai dicendo? Che me ne frega di leggere la chat? Joker, leggi la chat? Ma non me ne frega un cazzo di leggere la chat. Facciamo l'ultima? In seguito all'ultimissima, dici? No, no, sono le 4, dai, io vado. Dai, l'ultima, ragazzi, l'ultima. Ancora le 4, ultimissimissimissima. Chi manca? Manco sempre io. Vai, che ho sempre lo stesso problema, non so perché non mi faccio entrare. Metti chat sulle emoji, come si fa a mettere? Flash. Sei su Twitch? Sorry, prima, Sei su Twitch, Joker? Sì, sì. Slash emotes only chat, mi pare. Se scrivi E, te la da subito. Emotes only, scusami, solo emotes only. Riesco a muovermi senza muovere le gambe. Oh, anch'io. Come fai? Io ti vedo muovere le gambe. Io non riesco. No. Ah, vai su, però. Ah, no, è vero, non le muovi le gambe. Io lo sto facendo anch'io. Guarda come slitto. Sto vicino alle sedie, Hank. Ok. Come si fa? È la moonwalk. Anch'io lo faccio, anch'io, guarda. Stiamo sulla stessa. Per favore. Hank, start. Andrea richiama l'attenzione. Dai, siamo seri, per favore.
Niente, è intatta. Non si può mai fare l'impostore, cazzo. Ma poi mi... No, ma l'impostore non è divertente perché... Oh, stavo già intando. Non è divertente perché... Vediamo Sofia se fa il task. No. Va bene, stiamo qua. Scambiato l'è passato giù. Non è divertente perché io faccio magari due kill, l'altro ne fa una, subito mi accusano. Cioè, è troppo meta... No, ma povero Luis, ragazzi, adesso sarà tutto il tempo sui reattori. Perché è un ninja, porca miseria. Ma povero Gigino. Io non gioco più. No, povero, povero. Dove l'avete trovato? Io l'ho trovato sopra la sala comandi. No, quella in basso, tutta in basso. Non so come si chiama. Ah, gli shield. Gli shield, bravo. Bravo, gli shield. Sopra lì, appena il corridoio. Ok, io ero... in quella direzione non ho visto assolutamente nessuno passare. Confermo la versione di Andrea, l'ho visto camminare giù da Weapons. Da Weapons che è in alto a destra, giusto? No, Shield è in basso. Weapons in basso a destra, sì, in basso a destra. Io in questo momento stavo facendo quella lì della destra e ci sono anche riuscito. Io stavo quella lì della destra quale, Joker? Quella lì nella sala, che è la sala principale, lì, come si chiama? Quella della destra? Salatimi, sì. Sì, l'ho fatto anch'io prima, fatta, quindi eri visto. L'hai visto? No, no, io l'ho visto, io l'ho visto. Chi è che parla? Chi è che sta parlando? Anche Mr. Beast l'ha fatta, giusto? Sì. Ok. Ok, ok, si è confermato. Ragazzi, anche io ho visto 200 che riportava il corpo, che usciva dalla stanza comunicazioni e riportava il corpo. Sì. Sì, ma il corpo era fuori la stanza, cioè era sul bordo della porta. No, perché lui è entrato, tu stai dicendo che lui è entrato, ha ucciso e poi è uscito. Allora quello che ho visto io, quello che ho visto io, ho fatto la task, sono sceso, ho visto 200 uscire dalla stanza e riportare il corpo sull'orlo della porta. E uno non è che ammazza, cioè uno che è dentro non va ad ammazzare il corpo se c'è un altro nella stanza. 200 sai qualcosa da dirci? Io schifo. No, io ho riportato il corpo sull'orlo, appunto. Ma un killer non uccide il tipo se ci sei anche tu dentro, capito? La stessa stanza. Vabbè, non si è capito una seha. Direi di stare tutti insieme a metagaming perché dovrebbero, diciamo, arrivarci i singoli giocatori, ok? È chiaro che un giocatore experienced starà insieme a quelli che lui ritiene essere positivi. Cioè, nella fase di comunicazione... Che vuole questo a me? Sono morto? Prolli sono morto. Me ne vado. Nella fase di meeting, ok? Tutto può essere detto, ma devono essere cose... comprovabili, non comprovabili. Vabbè, non so che cazzo sto dicendo. Dai, raga, dai, lasciami stare, mamma. Non lo so. Comunque, dare troppi vantaggi, suggerire le strategie agli altri è metagaming, ok? Perché ognuno gioca un po'. Ovviamente in un caso reale si farebbe questa cosa qua. Cioè, uno dice, ragazzi, stiamo tutti insieme. La madonna. Ho trovato il corpo di Omi in sala comando, tutto a destra in mezzo, e non ho visto nessuno. Ma io vi posso dire che non è stato Joker, perché l'ho visto che tirava fuori le foglie. Ho visto le foglie che uscivano. Trovato Rocco? L'ho trovato in sala comando, quella tutta a destra in centro, dove c'è i comandi. Ok. Chi è che ha visto Joker fare la cosa? Io, uno Centos. Ha buttato fuori le foglie in basso, vicino alla zona dove sta la tanica di benzina. Ok. Anch'io ti stavo seguendo, quando è partita l'emergenza, tu dove sei andato? Chi? Ho continuato a farmi i cazzi miei, i miei task. Ma io 100 se ce l'ho attaccato fatti al culo fino alla fine, perché mi stava seguendo per vedere se tante volte facevo qualcosa andavo fa. No, t'ho visto che stavi lì ferma, hai tirato fuori le foglie. Ok. Sì, stavo facendo le foglie. No, io non so. Io stavo seguendo Hank, che eravamo alla sala cannoni, siamo andati in caffetteria, è partito l'allarme, non l'ho più visto. Lo stavo seguendo per vedere se andava in admin, Hank. Perché ha fatto l'upload nei cannoni e in teoria dovresti andare... Infatti sono andato lì. In admin. Infatti io anche non l'ho mai visto. Sì, però... che c'è... Lì non mi ricordo se c'era qualcuno, sono le 4, mi ricordo, ma comunque sì, era in admin. C'era un po' di gente.
Va bene. Boh. Neanche mi fido e non mi fido, non lo so. Vabbè, ci saranno altre occasioni. Per ora, a quanto pare, Joker è clean, supportato solo però da 100. Va bene. Sofia non parla. Sofia pure l'ho incontrata proprio di sfuggita. E Rocco ha reportato, però non lo so. Che skippiamo? Io ho skippato. Direi di sì. Schipponi. Io non dimenticherò. Una cosa che non ho ancora visto fare agli impostori e spero di riuscire ad applicarla quando giocherò io è fingere di aver visto qualcuno fare dei task, cioè, o meglio, innanzitutto tipo dire: ah, questo ha fatto un task così, ti conquisti la loro fiducia, e poi quello lì lo ammazzi al turno dopo, però, quindi non hai dato nessuna informazione a nessuno, ok? E un'altra cosa che possono fare gli impostori, ma l'altro impostore deve essere veramente caldo. Ok, andiamo su. Veramente. Non so perché non sto parlando. Ok, sono mutato. Mi sono confuso. 100 è molto intelligente. 100 è molto intelligente. Perché, se mi ricordo bene, non sono sicuro di ricordarmi bene, ma 100 ha detto che ha visto Joker buttare file foglie. Questo dà agli occhi di tutti l'impressione che sia un buono, ma in realtà è un cattivo. E questa è la cosa che vi avevo appena spiegato. Ma c'è anche una strategia ancora più IQ, che è difendersi a vicenda. È un casino, ragazzi. Ero solamente sicuro che Hank non fosse assassino. Ho visto un po' tutti ammucchiati in ossigeno dopo che è partito l'allarme. Io ho fatto quello in admin. Io non so chi altro ha fatto quello sopra. Fatto sta che appena ho visto tutti lì a destra, ho detto che Hank non c'è, o è l'assassino ed è in giro o è morto. Sono andato in giro a cercarlo e l'ho trovato morto dalla benzina. Io stavo col gruppo tutti quanti gli altri. C'era un po' di calca, però posso dire che Sofia sicuro non è, perché stava lì quando è stato trovato il corpo. Con me, cioè con gli altri. Io stavo sempre vicino, vicino a Rocobras. Stavo vicino a fare quella lì in alto. Sì, tu bombevi e Sofia. Assieme. Quale in alto? Quella io là, confermo delle navette che devi portare dentro al cerchio. Ok. Ah, ok, sì. Ci sta. Grazie. Io confermo anche qualcuno arrivare dal sotto, cioè dal basso, verso tipo benzina. Unocentos, dov'è che eri? Unocentos, ero con tutti gli altri. Dopo l'ossigeno stavamo andando verso il basso, stavamo in un corridoio e è stato trovato il cadavere. Dopo l'emergenza c'è stava la calca proprio lì. Mancano ancora due impostori? Sì. Io sono stato accoltellato. Io Rocco Brasso lo escludo proprio a prescindere. Secondo me stiamo sempre insieme, non importa. Io cosa? Joker dall'inizio, perché stava a fare la task, l'ho visto sicuro 100%, non è assassino. Io skippo, ma ho dubbi su 1, 200 e Gigi Maddox. Gli altri confermati, secondo me. Anch'io ho dubbi su 1, 200. E non ti ho ammettato io, Vincenzo, è il bot. Devi aver scritto delle cose troppo grosse. Anche a Mastro è appena successo. Comunque sono solo 10 secondi, dai. Ci sono canali che hanno il timeout a 20, cioè dopo che scrivi qualunque cosa tu scriva. Non ho capito bene comunque cosa sta succedendo, so solo che 200 100 ha fatto una mossa veramente super smart, confermare il task di qualcun altro per fingersi. L'ha ripetuto anche in questa partita, infatti secondo me 100 è un bravo giocatore, è un bravissimo giocatore. Per quanto concerne l'altro assassino, sì, 200 mi ha passato sul corpo, non ha riportato. Potrebbe essersi distratto, ma potrebbe essere lui. Alla madonna. Ragazzi, ho trovato il cadavere nella zona dei reattori e c'era Joker soltanto in stanza con il cadavere. Io manco ho visto il cadavere. 100, mi sa che sei a barabro, più bello. Tu sei quello blu. Stavi proprio a barabro, mi sa bello mio. Pensa no, che no. Ti sei autocolpito da solo, fidati. Guarda, ci sta il tastierino. Dove ci sta la task? Quella che si fa col tastierino che devi fare la sequenza dei numeri, dei suoni.
dove l'hai trovato a Bombay nella stanza? Io praticamente stavo, nella zona. Stavo sotto a fare aspetta. Dove l'hai trovato? Ho trovato il cadavere davanti alla task dove si fa quella col tastierino dove devi fare le sequenze musicali delle note. Ah, ok. E praticamente quando l'ho riportato ci stava Joker più in alto, che andava verso l'alto della stanza dove ci sta, dove devi appoggiare il palmo della mano. Assolutamente. Joker era con me in caffetteria. Non so come abbia fatto, perché abbiamo camminato insieme nel corridoio, a meno che non ha usato il teletrasporto. Quindi 100 se ti sei dato la stappa sui piedi da solo, sai? io sto dicendo quello che ho visto. Tu mi stai accusando così. Tu quello un po'. Io mi sto difendendo, quindi. Ah, no, lo so che ti stai a difendere, però cioè, perché stavi nella stanza con un cadavere e non l'hai riportato, scusa. E 200 sgode. Perché non ho visto. Io non sto, raga, io sto godendo. Guarda, io devo da prescindere 100, guarda. Ti sei dato passa a passo di terra su. Così azzardato. Sì, sono troppo sicuro. Sì, stava con me Joker, l'ho perso giusto 2 secondi di vista. Ma io stavo con Rocco Brass tutto il tempo, ragazzi, sto con Rocco Brass. Però dice pure che t'ha perso di vista, io l'ho visto lì nella stanza. Non è arrivato laggiù. 200 si è fermato. Oh, che dico io, si era fermato e poi è suonato subito. Datemi retta, 100, ragazzi. Datemi retta, 100. Datemi retta. Va bene. Prossimo. Si è data la zappa da solo. Dato. Tanto so che il Rocco è buono. Beh, qui 100 sta proprio intata. Tantissimo. Allora, in realtà la sua strategia non era male. Non era male. Perché lui cosa voleva fare, secondo me? Voleva accusarne uno, buttarlo fuori, poi erano in due, uccidere subito e vincere la partita, ok? Il problema è che se fai una mossa del genere, innanzitutto non puoi accusare lo stesso che hai scagionato 10 secondi prima. Così, Rocco? Siete d'accordo con me? Oh? Del tipo? 200? Ok. 200? Ma da che... Rispetto a prove concrete. Però se volete skippiamo, io voterei subito anche 200, però fate voi. Io sto stato fino a poco fa con Rocco queste partite, posso fidare, però non sono sicuro, quindi possiamo andare a esclusione. Grazie, scrivo. Rimane solo uno. Possiamo andare a esclusione. Se vogliamo, proviamo a buttare 200 e al massimo... No, però Rocco, facendo sta cosa mi ha spiazzato. Sì? Perché, non lo so. Argomento? Potevamo benissimo andare insieme a finire le task e vedere cosa succede. No, facciamolo. Io l'ho chiamata soprattutto perché adesso abbiamo confermato 100 impostore, quindi potevamo discutere di più su cosa potevamo fare anche. Tranquillamente. Cos'erano infatti quei rumori incredibili? Non lo so, ho avuto paura per un attimo. Skippiamo allora? Skippiamo? Sì, skippiamo. Io perché qua non sono sicuro, quindi skippiamo. No, ma infatti... Va anche bene così. Ma metagaming a parte, stavo dicendo... La strategia ci stava, era interessante, ma quando accusi uno così dritto, prima di tutto devi essere certo che non abbia un alibi, ossia nessuno fosse in stanza con lui, e secondo me lui ha votato Boom Baby perché ha veramente visto Boom Baby, ok? Ma era l'unico che aveva già inteso prima, poi nessuno se lo ricordava, il che è assurdo, cioè io gli avrei subito detto, ma se 10 secondi fa mi hai detto che quello ha fatto il task, allora o hai mentito prima o stai mentendo adesso, probabilmente stai mentendo adesso, e quindi vai fuori dalla mia navetta, coglione. Ma ovviamente nel gioco penso che 100 abbia fatto una mossa in realtà in generale intelligente, ma quando fai quella mossa lì devi, ad esempio vieni qui in admin, cosa fai? Guarda, fai così. Vai qui in admin. No, non puoi perché non vedi i nomi. Beh, tipo dalle telecamere, ok? Vai dalle telecamere, vedi che c'è uno che è isolato, magari gli altri li vedi muoversi da un'altra parte, allora accusi lui. Lui non avrà un alibi. E tu ti sei già conquistato la fiducia precedentemente dicendo guarda che quello lì, bla 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 bla. E a quel punto, solo a quel punto, ne cacci via uno, turno dopo chiami l'allarme, ammazzi mentre si va a risolvere l'allarme e hai vinto la partita. Ok.
c'era il corpo di Joker in caffetteria. Ok. Grazie mille, Trigger. Io mi sono allontanata un attimo per andare dal reattore, quindi vi ho perso di... Però... Buonanotte, fratello, un bacino. Qual è la tua skin, 200? Marrone. Marrone quello... C'è la salopetto? Tipo? No, c'ho quello della Munnezza. Ok, ok. Non lo so. Ho visto 200 stare... Sì, sì, vicino. C'ho quello della Munnezza. C'ho quello della Munnezza. Stare vicino ai fili delle, dell'elettricità ed è salita la barra. Quindi... Io non ho visto. Il problema è che io alla tavola del reattore ho fatto la mia task, quindi potrebbe essere anche una coincidenza. Ragazzi. No, Luis. Una canzone, ragazzi, una canzone. Vabbè, quindi raga, che si fa? Non lo so, sono molto confuso. Anche io. Anche allora, io. Doveri. Io ero in basso a sinistra all'electrical a finire i miei task. Chi ha trovato Joker? Io. Ok. Ed era da io mi fido di Mr. Beast, mi è confermato. Anche io mi fido di Mr. Beast, sinceramente. Oddio. Adesso giriamo insieme e finiamo il task. Vinciamo. Ah, non si può dire! È metagaming! Scusa. Metagame, let's go! È più forte di me, zio. Gang, cane. Ok. Non sto capendo un cazzo, sono veramente fuso, non c'avevo più voglia di fare questa partita, ma va bene così. Ah, i miei task li ho fatti io. E allora siamo a posto. Libro per imparare Python, ma imparo su internet. Vediamo un po' cosa succede. C'è qualcuno? Io, ma gli altri mi sa che sono smutati. Ah, ok. Si sono mutati adesso. Tommy, vai a vedere a sinistra. Anche accompagnami nel mio posto segreto. Andre, vieni Andre, vieni qua a sinistra, vieni, guarda qua. Qui c'è la casa di Luis, ed è bellissimo, c'è una stella qua. Bello, ti piace? Io dove vado quando... Per riposare in pace. Figo. Bella lì? Stai dicendo bella lì al posto dove riposa in pace Luis? Pareva proprio di sì. Sono tutti mutati? No. Nope. Bisogna dire di mutarsi così almeno chi è morto parla, sennò che palle. Vero. Ma però penso che sono tutti mutati morti, eh. Scusa. Chi è che c'è? Io. No, c'è Joker. Ah, no, Joker è morto. Ma tu sei morto, Joker? Sì. Sì, 4. Sì. Siamo a posto. Mamma mia, rischia di vincerla, eh? Ma in realtà la tecnica di 100 era piuttosto smart, solo che non doveva accusare Joker che aveva precedentemente già messo come buono. Lui voleva buttarne uno fuori, poi chiamare l'allarme, ammazzarne un altro e vincere. Ma infatti ho detto, mi rimangio tutto quello che ho detto, ma perché ci stava effettivamente Joker. Però proprio lui non ha proprio visto il cadavere, raga. Cioè, quella è la cosa che mi ha spazzato. Certo. Quando fai quello non puoi dare uno con alibi. Ok, abbiamo vinto. Finica, 3 secondi. Chi no, era, no, quindi? 200. 3 secondi, ancora così, 3 secondi mi mancava. Era proprio la 200 gang. Ho finito l'ultima task alla fine proprio. Ecco qua. Io voglio chiedere scusa a Luis che inevitabilmente lo trovavo sulla mia merda di strada. Ma povero, lui ha giocato meno di me ed è tutto dire. Ogni volta.
Ma non ho mai fatto l'assassino, l'ho fatto tipo una volta oggi, abbiamo fatto 40 partite. Anch'io, ma è veramente a caso strano sto coso, secondo me non è a caso caso. Una volta l'hai fatto l'assassino. Che altro secondo me è anche va riflesciata più volte la stanza, perché a una certa sono sempre gli stessi, io sono capitato 4-5 volte di fila. Ma io se la refrescio, mi è capitato quando refrescevamo perché c'erano gli stream sniper, lo facevo sempre io al primo turno, che ero lost. E infatti cambierei anche l'host, tanto alla fine a noi non cambia niente. Ogni tanto così si fa giri a rotazione. Ne lo so, ma dovrebbe essere a caso, cioè farebbe ridere. Quello sì, quello sì. Beh, ragazzi, io vi ringrazio, vado. Anch'io. Okay. Bella Omi, bella ragazzi. Un bacio a tutti, un abbraccione. Ciao. A voi. Ciao, Luis, posso parlarti in privato un secondo? Dopo, tra 30 secondi, saluto solo la mia chat. Baci! Ciao ragazzi, ciao belli. Cari amici, è stata una live un po' così, purtroppo lo Shadowban mi abbassa sempre gli viewers, ma se sono sopra i 10 sono contento, quindi grande qualità, bravi che non avete snicciato, cercherò di streamare un pochettino di più, la domanda di partner l'ho fatta. Grazie a quelli che hanno sabbato, grazie a quelli che hanno donato. Ricordo sempre che la sub potete darmela se vi fa piacere, ma datela agli streamer che lo fanno veramente. Io sarò sempre comunque un po' saltuario. Spero di avervi dato un po' di insight sul mio modo di ragionare di Among Us, che sicuramente non è il modo migliore, ma cerco di migliorarlo tutte le volte cercando nuove strategie. Se fossi stato impostore avrei tanto voluto provare a fare quella del finto garantire a catena persone e poi arrivare fino alla fine e ammazzare l'ultimo. Vedremo se riuscirò a farla. Io vi bacio, siete delle bellissime persone, ciao Roccone, vi voglio bene.